Monitor anche Elena Testi, a lei il compito di raccontarci quanto accade dai palazzi della politica. C'è il tema della giustizia e c'è il racconto in diretta del dialogo che ci sarà proprio alla Camera tra Elly Schlein e il ministro dell'interno Piantedosi. Il tema sono i saluti fascisti ad Acca Larenzia di qualche giorno fa. Con Nicola Campagnani invece un altro tema che sarà l'attenzione del question time parlamentare, vale a dire le concessioni balneari. Nicola, con tempo inclemente, per fortuna, perché se no però si può sempre mangiare pesce. Tutte le fortune a lui, da Narni direttamente ad Anzio. Allora, con Marco Minniti parleremo dei fatti di Acca Larenzia, ma anche del contesto internazionale, però cominciamo con due direttori, Agnese Pini, QN, e Franco Bechis, il direttore di Open Online. Dunque, restate lì, qui, guardando qui, lì, e qui, guardando qui, su, la 7. Buon pomeriggio a tutte e tutti, bentornati in diretta a Tagadà, bentornato Luca Sappino. Eccoci, ciao Alessio. Pronti per raccontarvi quanto accade oggi, abbiamo tante notizie in diretta, il question time con il quale Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, chiederà conto al ministro dell'interno Piantedosi sui saluti fascisti, decine e decine e decine di saluti fascisti qualche giorno fa alla commemorazione dei caduti di Acca Larenzia. Poi il fototitolo della puntata di oggi richiama l'agenda parlamentare: abolizione dell'abuso d'ufficio. Il primo sì, è stato votato il primo articolo in commissione giustizia al Senato, non sono mancate le polemiche. Questa mattina la commissione si è riunita, all'esame avrebbe dovuto esserci l'articolo secondo, credo sia stata bloccata e poi riconvocata di nuovo, ma ci racconterà tutto tra poco la nostra Elena Testi, perché questa notizia porta mal di pancia all'interno della stessa coalizione di centrosinistra che si è opposta, perché gli amministratori locali hanno posizioni sensibilmente diverse rispetto ai membri del Parlamento e della segreteria. Do il benvenuto ai primi ospiti della puntata di oggi, in collegamento Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale. Bentornata Agnese. Ciao, buon pomeriggio. E oggi non in studio ma in collegamento anche Franco Bechis, direttore di Open Online. Bentornato Franco. Buon pomeriggio a tutti, sì, sono a Milano, quindi per forza. Per forza di cose. Allora, andiamo subito da Elena Testi per fare il punto su uno dei casi politici di giornata, una delle cose che avvengono oggi, che stanno avvenendo in queste ore in Parlamento, cioè il capitolo abuso d'ufficio. Alessio Orsinger ricordava bene, è solo il primo sì, quello votato in commissione, però Elena, si è innescato un dibattito anche e soprattutto forse all'interno del centrosinistra. Si è innescato questo dibattito, Luca, come hai detto tu, perché di fatto l'abuso d'ufficio era fortemente ed è fortemente voluto dagli amministratori locali, quindi soprattutto dai sindaci, i quali, insomma, la vulgata che sta girando qui hanno mandato di fatto avanti Nordio senza esprimere disaccordo con quello che è accaduto. Partito Democratico e invece Movimento 5 Stelle, per mano dei loro esponenti, Senato hanno detto che quello che sta accadendo è molto grave. Ti dico ad esempio un intervento, quello di Roberto Scarpinato: è inquietante discutere di una legge che vuole diminuire i ruoli occulti, i poteri di indagine della magistratura sui reati dei colletti bianchi. Duro anche il Partito Democratico, il quale ha detto sarà un boomerang. Perché? Perché di fatto rimane un vuoto legislativo e quindi dicono si potrebbe procedere con altri reati. Quindi è questo, c'è una separazione netta tra l'amministrazione locale e il gruppo dirigente dei due partiti, Movimento 5 Stelle, ma soprattutto del Partito Democratico. Franco Bechis, partiamo dal merito e poi arriviamo alle reazioni di cui ci ha dato conto Elena Testi. È un provvedimento che, se ottenesse il semaforo verde definitivo, e ancora ne manca, sarebbe troppo generoso rispetto alla cancellazione dell'abuso d'ufficio, cioè lo abrogherebbe completamente. È vero che la richiesta arriva da più parti, ma è anche vero che la stessa Commissione europea, tra le linee guida di raccomandazione della giustizia, ha fatto sapere ai vari paesi che una norma simile all'abuso d'ufficio, non chiamiamola abuso d'ufficio, modifichiamo la fattispecie, ma dovrebbe esistere per ogni paese membro. Allora, qui... Sì, guarda, è dall'inizio degli anni 90 che sento dibattere sull'abuso d'ufficio, è già stato modificato e in qualche caso, peraltro, lo modificò il governo Prodi con Prodi che era sotto indagine per abuso d'ufficio, ma c'è stata quindi una sua evoluzione. È vero che il problema c'è,
Io lo dico da cronista, quando sono più volte andato ad Amatrice e nelle zone terremotate, dopo il terremoto vedevi tutto fermo, ma anche cose banali, tipo provvedimenti che dovevano essere di sgombero delle macerie, di liberazione delle strade, perché nessun amministratore pubblico si prendeva la responsabilità di firmare, temendo poi di finire sotto inchiesta per aver fatto una cosa in tempi rapidi senza le procedure necessarie. Allora, quel tema di soluzione di questo tipo di problema c'è, e che si poteva risolvere in quel caso, secondo me, con dei poteri commissariali a qualcun altro che facesse le veci dei sindaci, ma in altri casi magari questo è più difficile, e in ogni caso non fu fatto così all'epoca. Poi dicono gli inquirenti che è un reato spia della corruzione o di altri reati più gravi, però è anche vero che gran parte degli indagati poi non portano a quello, quindi forse rafforzare quel tipo di reati in maniera da prenderli più vicino, cioè, molti altri reati che sono legati all'abuso d'ufficio, come quello del traffico di influenze, hanno altrettanta problematicità. È vero che è un istituto a cui noi siamo poco abituati, ma in tutti i paesi avanzati del mondo esistono le lobby regolamentate che possono regolarmente operare. Le lobby fanno traffico di influenze perché è il loro mestiere, i lobbisti se no non esisterebbero. E a quel punto bisogna trovare delle formule meno elastiche e che vadano direttamente sul reato. È vero che qualcosa ci deve essere, però bloccare tutto con reati che uno lo tira da una parte, li tira dall'altra, ci finisci dentro, poi dopo ne esci fuori. Voglio sentire su questo anche la direttrice Pini, leggendovi due agenzie che ci raccontano quello che in parte ci ha già detto Elena Testi. Il primo è un lancio del presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, che contattato dalla Press dice che abrogare l'abuso d'ufficio va nella direzione opposta da quella, rispetto a quella intrapresa dall'Unione Europea. La Convenzione ONU chiede caldamente agli Stati membri di valutare nell'ordinamento il reato di abuso d'ufficio pur senza obblighi. Inoltre c'è una prospettiva e direttiva dell'Unione Europea che prevede specificatamente la fattispecie di abuso d'ufficio penalistico, ricorda Busia. Ma voglio leggere anche un'altra agenzia che ci riporta allo scontro interno al centro-sinistra, direttrice Pini, perché Davide Faraone, esponente di Italia Viva alla Camera, si insinua nel varco tra il PD nazionale e i suoi sindaci e dice: sull'abuso d'ufficio Schlein non ascolta i sindaci del PD. Cosa ci dice questo, Orsinger direbbe, questo spread tra il PD nazionale e i suoi amministratori? Lo direi, bravo. Lo so, è parola tua. Direi. Usato in questo contesto. Beh, questo è oggettivo perché le dichiarazioni che sono uscite appunto anche proprio nelle ultime ore a caldo, no? Dopo quanto accaduto in commissione al Senato, parlano chiaro. Uno dei primi sindaci a essersi espresso su questo è proprio Matteo Ricci di Pesaro, esponente tra i più in vista del Partito Democratico, che ha preso posizioni direi molto in linea con quelle di della maggioranza e di Italia Viva, che hanno votato compattamente su questo. Cioè, l'abuso d'ufficio è un problema gigantesco per noi sindaci perché la paura della firma, no? Ci impedisce quindi di muoverci con la serena e giusta possibilità, no? di espletare effettivamente i nostri compiti, il nostro mandato, e quindi qualcosa che non va bene, che va abolito. E tra l'altro proprio Ricci e anche altri sindaci, altri amministratori locali del Partito Democratico hanno ricordato un altro dato, cioè che la stragrande maggioranza, più del 90% dei procedimenti giudiziari per abuso d'ufficio poi si concludono con un nulla di fatto, e quindi sono sarebbero a tutti gli effetti un impedimento alla normale attività amministrativa. Ora, prima ho usato una parola che è abolire, ed è, credo, la parola centrale in questo dibattito, perché sulla questione appunto dell'abuso d'ufficio, anche nel PD lo sappiamo, da molto tempo c'è un dibattito forte sulla necessità di rivedere per l'ennesima volta, perché è già stato rivisto
Non troppo tempo fa, un'ultima dalla Cartabia, la tipologia del reato è appunto le complicazioni oggettive che poi provocava alla pubblica amministrazione. In questo caso però appunto il tema dell'abolirlo tout court, che rappresenta un problema, anche un problema ideologico per il 5 Stelle soprattutto, ma non da meno per il PD, proprio per quelle implicazioni internazionali, ONU e Unione Europea, le ricordavi poco fa, proprio tu Luca, che sono altrettanto oggettive, cioè ci sono. E il tema, il dibattito sul rivedere o abolire, non è un tema soltanto del Partito Democratico, ma è anche un tema presente dentro per esempio il Partito della Lega, dove Bongiorno, che tra le altre cose presiede quella commissione, comunque si era posto in una modalità molto più aperta rispetto alla possibilità di andare a fare un'ennesima revisione del reato e non un'abolizione tout court, tra le altre cose proprio per gli effetti internazionali e quindi anche gli eventuali imbarazzi di Mattarella, che poi sarà chiamato ovviamente a ratificare la legge. Quindi è un tema trasversale in realtà, non c'è soltanto il Partito Democratico, proprio perché la questione si gioca intorno alla parola abolizione o revisione. Comunque, diciamo, ricordiamo a tutti che il percorso di questa modifica, di questa abrogazione sarà ancora lungo, quindi avremo noi modo di discuterne ancora, il Parlamento magari di trovare la via migliore per intervenire. Tornerei un attimo da Elena Testi per chiederle cosa ci aspetta oggi, quali sono le tempistiche, perché lo abbiamo ricordato, oggi è il giorno in cui Elly Schlein fa un duello, incrocia le lame con Piantedosi su H. Larenzia. Con che tempi? Allora, proprio così, Luca, in realtà si parla molto in questi minuti perché è in corso una capigruppo, è uscita una notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano a firma di Giacomo Salvini, pare che i lavori alla Camera, al Senato potrebbero terminare prima perché c'è Lazio-Roma qui all'Olimpico e quindi stiamo tutti impazzendo per verificare la notizia, perché chiaramente sarebbe una notizia. No, sì, però sarebbe una notizia, quindi stiamo anche cercando di capire quali sono le tempistiche. Comunque oggi question time, uno molto importante, quello tra Schlein e Piantedosi, perché intorno alle 15:30 ci dovrebbe essere un'interrogazione della Schlein dal titolo Fenomeni di fascismo che non vengono contrastati dal governo. Ricordo, e qui concludo, che Piantedosi già si è espresso ieri in commissione al Senato, però le dichiarazioni del ministro degli interni hanno non convinto il Partito Democratico. Sì, soprattutto nel punto in cui il Ministro dell'Interno dice vietare certe manifestazioni rischia di essere controproducente, fermo restando lo sdegno che le immagini suscitano. Stare però al riferimento Franco Bechis che Elena Testi faceva rispetto all'interrogazione di Elly Schlein. Giorgia Meloni non chiuderebbe in maniera più rapida e semplice ogni strascico di polemica se dicesse due parole rispetto alle immagini e ai saluti fascisti di H. Larenzia? Secondo te perché non lo ha ancora fatto? Ma secondo me perché il Presidente del Consiglio non ha la titolarità per intervenire su un tema del genere, altrimenti ogni corteo, ogni manifestazione di area dovrebbe dare seguito. Ce ne sono state anche molto violente nell'ambito della sinistra, con governi di sinistra al potere. Se andiamo in questo gioco, l'opposizione dice come avete permesso ai black bloc, agli anarchici, a quelli che fanno viva Stalin di fare questa manifestazione, e poi allora non finiamo più. Adesso, onestamente, credo che abbia risposto Piantedosi, la polizia era lì per assicurare l'ordine pubblico. Se l'ordine pubblico c'è, il compito della polizia e del ministro dell'interno è finito. Se poi quello è un reato, tocca alla magistratura e intervenire. Però la polizia, il punto dell'opposizione è anche il doppio ruolo che Meloni riveste, non solo di presidente del Consiglio, ma anche di presidente di Fratelli d'Italia, quindi del partito. Ma non erano militanti di Fratelli d'Italia?
No, certo, fossero stati militanti di Fratelli d'Italia o l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, la responsabilità certamente c'era. Però non puoi dare a un Presidente del Consiglio, capo di un partito, la responsabilità di forze politiche che non c'entrano con lei. No, quindi diciamo anche dal punto di vista politico, altrimenti li attribuiamo a tutti. La Schlein. Voglio sentire su questo Agnese Pini, chiedendole se ti convincono questi due elementi, no? E il fatto che Giorgia Meloni in qualche modo non c'entri, che non sia tenuta a esprimersi su quanto è stato documentato, ed è stato documentato quest'anno come gli anni precedenti, perché diciamo è un rito che avviene ogni anno, quello di commemorazione dei morti del 7 gennaio 78 qui a Roma, morti diciamo militanti del Movimento Sociale Italiano per mano di terroristi rossi. Quindi il Giorgia Meloni deve o non deve parlare, e però anche l'altra cosa che diceva il direttore Bekis, cioè che Piantedosi quello che doveva dire l'ha detto e quello che doveva fare l'ha fatto, cioè ha garantito l'ordine pubblico, perché c'è anche chi sostiene che forse finora nessuno l'ha mai fatto, ma sarebbe forse ora di far finire quel tipo di celebrazioni, che in Germania, lo sosteneva Berizzi, che abbiamo sentito in un servizio e faremo vedere più avanti, non sarebbero possibili, non avremmo mai visto una scena del genere in Germania. Certo, perché il permissivismo su questi atti illegali, e se non sono illegali in punta di diritto sono quantomeno indegni, per la storia del nostro paese, sono severamente vietati, osteggiati, impediti. In Italia non è stato fatto in maniera altrettanto forte, ed è verissimo quello che dici, cioè a Calarenzi il 7 gennaio, così come Ramelli a Milano, la commemorazione a braccia tese è qualcosa che si ripete anno dopo anno da tempo ormai immemore. Quindi, primo dato, non è la prima volta che succede, quindi non è un fatto legato strettamente al governo in carica in alcun modo, perché appunto va avanti da tempo a Roma come a Milano nei casi delle commemorazioni. Ora, qual è in questo caso il punto diverso da un punto di vista politico, che sta mettendo in discussione il governo? Attenzione, perché oggi Piantedosi proprio nel question time potrebbe dare intanto numeri dettagliati su denunce e segnalazioni. Sì, per il momento 5, no? Le prime 5 dovrebbero essere. Ma che potrebbero crescere in maniera esponenziale. E poi qual è il dato oggettivamente diverso, no, nel dibattito pubblico, perché ha preso questa piega? Perché è la prima volta che in Italia c'è un governo di destra, e quindi questo pone un tema, pone un problema nel dibattito pubblico, lo pone in Italia ma lo pone anche fuori dall'Italia, e qui c'è una delle preoccupazioni principali del governo, perché queste immagini hanno fatto il giro dei media anche internazionali. Ed è interessante per esempio vedere come una persona come Weber, che tutto possiamo dire fuorché sia di sinistra, insomma, ha condannato in maniera molto esplicita, è il capo dei popolari molto europei, molto dura, queste, insomma, ogni assimilazione a manifestazioni che richiamano al fascismo. E quindi questo apre un tema di reputazione, di credibilità internazionale di una destra che appunto si sta muovendo in una posizione atlantista, europeista, contemporanea, assolutamente svincolata, no, dai rimasugli, dai nostalgici, dai reduci del fascismo. E per questo una presa di distanza forte, oggettiva, che non preveda ambiguità, non preveda chiacchierici, non preveda sovrainterpretazioni, è qualcosa di cui in realtà questo governo ha bisogno, non tanto per il dibattito pubblico nazionale, ma soprattutto per la sua reputazione internazionale, soprattutto anche pensando appunto alle europee, alle interlocuzioni che ci sono tra conservatori e popolari. Ho ricordato poco fa le parole di Weber, ma in questa direzione stanno andando anche gli esponenti del governo, al di là di quello che dirà oggi Piantedosi, ma questa mattina Crosetto ha preso le distanze per esempio in maniera molto netta e non si è trincerato dietro uno, ma io con loro non c'entro niente. Questo lo diamo tutti per scontato. No, ma infatti è che manca la ciliegina delle dichiarazioni di Giorgia Meloni, no? Sulle molte dichiarazioni anche di esponenti di destra. Noi abbiamo ospitato una telefonata in diretta a ridosso degli eventi del vicepresidente Fabio Rampelli, no? Che ha detto: noi celebriamo a Calarenzi, celebriamo quei caduti, ma in una maniera diversa da sempre. Poi abbiamo fatto vedere con un servizio di Serena Riformato le volte in cui Giorgia Meloni era andata lì, accompagnata anche
dall'esponente di, diciamo, della destra più radicale Castellino, ma insomma quello è un altro discorso. Le prese di posizione ci sono state. C'è chi però ha detto che il silenzio di Giorgia Meloni si inserisce nella lunga campagna elettorale per le europee, che noi immaginiamo sarà fatta anche su temi economici, sulla migrazione, sulla sanità, e oggi ne parleremo più avanti di sanità e dei numeri del governo anche con l'aiuto di Matteo Bassetti, e però viene fatto anche sui simboli, forse un simbolo sono quelle braccia tese, un simbolo è diventato il generale Vannacci, siamo andati a chiedergli se accetta la candidatura proposta da Matteo Salvini. Se il libro è interessante e se qualcuno dalla parte politica mi ha fatto una proposta di questo tipo, vuol dire che le tematiche che io tratto nel libro possono essere interessanti anche da un punto di vista politico. Quando si riserverà di decidere? Non glielo so dire. La proposta è arrivata ieri, le europee sono a giugno, immagino che entro giugno dovrò prendere una decisione. Quelli che scappano, sì, non posso biasimarli. Ma perché trovano il modo più conveniente per sbarcare di mare? Dov'è che mi danno il telefono cellulare, da dormire, da mangiare, un reddito e comunque qualsiasi cosa vada, comunque casco in piedi? Io condivido quello che dice il generale. In particolare cosa? Tutto. Ha letto anche il libro? L'ho anche letto. Che cosa le piace di più? Le regole. Parla col cuore e alla gente. Non fa l'intellettuale. Complimenti per i baffi. Questi giorni si sta parlando molto del saluto romano, di quello che è successo. Che cosa ne dice? Che non mi occupo di saluti romani, non mi occupo di storia, non mi occupo di fascismo. Ma un parere ce l'avrà? Sì, ma lo tengo per me. L'offerta del ministro Salvini mi stupisce un po' perché viene dal vertice di un partito politico, però fondamentalmente non cambio la mia idea, ringrazio sempre per queste offerte perché sono offerte che comunque riconoscono in me qualche cosa, le valuto e prenderò le decisioni al momento opportuno, però ripeto che continuo a fare il soldato, continuo a fare il mio lavoro con devozione, passione e interesse. Bechis, che tipo di operazione sarebbe quella di Salvini se riuscisse a convincere, ammesso che non sia già stato convinto, il generale Vannacci a candidarsi alle elezioni europee? Secondo me il generale Vannacci era convinto prima ancora che lui glielo chiedesse, però non stava nella pelle, come si dice in questi casi qui, ma... Poi non so che operazione, cioè lui cercherà di prendere quel pubblico che è stato numeroso tra gli acquirenti del libro. Ma rispetto a Meloni può essere un problema, rispetto alla copertura in quella parte di destra, quel tipo di ragionamento, di riflessione politica che Meloni e la galassia meloniana non possono più offrire all'opinione pubblica? Sì, guardi, rispetto a Meloni il problema di Salvini è che Salvini esce da un Parlamento europeo dove lui arrivò col 34% e la Meloni aveva il 6%. Lì, diciamo, la situazione è poco recuperabile, non è Vannacci che ti può far recuperare quella strada lì. Oggi le parti non sono esattamente invertite, è un po' più alto Salvini di quel che era la Meloni all'epoca, è un po' più bassa la Meloni di quel che fu Salvini nel 2019, però la distanza è quella e non è Vannacci che la va a colmare. Cerca di rosicchiare un po' di consenso, può anche essere che invece non sia. Andiamo un attimo da Elena Testi che ha Antonio Tajani. Interrompiamo solo un secondo perché c'è Tajani. In diretta sotto Montecitorio. La lotta al cambiamento climatico, una visione amicale dei rapporti con l'Africa è fondamentale. E da questo punto di vista è veramente un'occasione che perde l'opposizione, poi è libera di fare ciò che vuole, ma se noi vogliamo aiutare veramente il continente africano... Credo siamo alle critiche arrivate dall'opposizione sul piano Mattei, giusto Elena? Questo diciamo, è l'ambito di intervento in questo momento? Sì, un vero piano Marshall europeo e il piano Mattei è parte del piano Marshall europeo. Proprio così Luca. Lotta al cambiamento climatico, lotta al terrorismo... utilizzo delle risorse africane con costruzione. Elena, poi per caso riesce a chiedere per caso a Tajani se e quando si vedranno con Giorgia Meloni e Salvini per parlare delle candidature europee? Trasformazione delle materie. Visto che era il tema su cui eravamo noi in studio. L'Africa deve rappresentare una risorsa per se stessa e deve rappresentare per noi una risorsa, non un territorio da colonizzare, quindi questo è
è per noi la linea da seguire, ma con grande coerenza. No? Ministro, mi scusi, le volevo chiedere, vi incontrerete per parlare delle candidature dell'Europea anche a seguito dello sfilamento di Matteo Salvini, leader della Lega, con Giorgia Meloni, chiaramente, tra gli alleati di governo? Ma mi pare un po' in anticipo questa questione delle candidature. Io non posso dire nulla prima del congresso di Forza Italia, perché sarà il congresso di Forza Italia a leggere il segretario del nostro movimento. Sarei scorretto se dicessi una cosa prima. Credo che Salvini si sia sfilato o ne avevate parlato voi, tra i tre leader? Non abbiamo parlato. Ne parleremo quando sarà il momento opportuno. Ne parleremo e noi conosceremo la risposta più avanti in causa inconvenienti tecnici. Non vi nasconderemo nulla, l'hashtag non ce lo dico, non sarà invocato. Franco Becchis, prego, continua il tuo ragionamento e anche poi ti chiedo in chiusura un supplemento rispetto a quanto diceva Tajani, che ha già detto non mi candiderò, sono un commento quello che ha fatto Salvini, però il tema della frizione rispetto a Meloni, che vuole metterci faccia e simbolo e voce, è tangibile. Sì, non so se la Meloni lo farà, poi alla fine. Noi stiamo alla sua dichiarazione in conferenza stampa di fine anno, dove diceva che non è ancora stata presa la decisione, ma doveva vedere anche rispetto alla possibilità di impegnarsi in una campagna elettorale facendo il Presidente del Consiglio. Secondo me, facendo il Presidente del Consiglio, e quindi ovviamente essendo una candidatura che ha solo lo scopo di tirare un po' di voti, ma nella certezza che tanto l'incarico a cui si propone non verrà svolto, sarebbe saggio che non lo facesse nemmeno la Meloni. Però questa è una decisione ancora non presa, ma direi che con gli altri due che non lo fanno, secondo me anche per lei l'unica strada è non farlo neppure lei. Direttrice Pini, Giorgia Meloni nel dire appunto sto valutando, ci sto riflettendo, dice che però lei non ha mai avuto paura in vita sua di misurarsi col consenso e che diciamo quel test delle europee sarebbe un test di gradimento su di lei, sul suo governo. Ecco, in quell'eventuale test, quale dei dossier politici aperti per il governo inciderebbe di più secondo te? Guarda, se ci dovesse essere una sua ascesa in campo diretta, io sono d'accordo col direttore Becchis, dopo che sono sfilati Salvini, Tajani, poi dall'opposizione Conte, la Schlein non lo sa perché c'è il problema dei capi lista, è tutto un grande caos anche nel suo partito, le probabilità che si candidi direttamente a Giorgia Meloni scendono moltissimo, però è chiaro che sarebbe diventato a quel punto una campagna elettorale, quindi anche un voto poco legato all'Europa, diciamo, come spesso è accaduto in altre tornate europee dove si sono scesi in campo i big, diventa veramente una prova di forza, no, sulla propria leadership. Questa Meloni avrebbe fatto molto comodo, anche perché parte su dei sondaggi ben avviati. Il problema qui, perché finora abbiamo parlato di poltrone, sia sulle europee sia sulle amministrative, ancora si parla di poltrone, il problema sono davvero i temi, perché i temi da campagna elettorale alle europee sono temi su cui Giorgia Meloni ha costruito parte del suo gigantesco... I migranti, consenso. Il blocco navale e i numeri sui migranti saranno un tema rilevante, no? Migranti, blocco navale, ma anche tutta la questione economica rispetto a quanto l'Italia riesce a contare in Europa, a fare la voce grossa, essere autonoma, trainare, no, una linea. Beh, insomma, in questo anno e mezzo di governo su questi dossier qualcosa si è fatto, per esempio sul lato migranti, ma niente che per esempio riuscisse a rimettere davvero in discussione il Trattato di Dublino e quindi a sistemare soprattutto la condizione italiana. Gli sbarchi non sono stati ovviamente fermati perché il blocco navale non si poteva fare, insomma, per ovvie ragioni oggettive, e quindi se andiamo sui temi e quindi usciamo dalla gola della campagna elettorale leaderistica, come ormai sono quasi tutte le campagne elettorali oggi, qui potrebbe anche rappresentare un problema, proprio perché
I temi che l'hanno resa popolare sono temi che lei ha potuto cavalcare molto e molto bene, lo ha fatto quando era all'opposizione, ma che non potrà inevitabilmente cavalcare con la stessa grinta, diciamo così. Sì, e qui torniamo al discorso che facevamo con col direttore Bechis anche sulla copertura a destra rispetto a certe tematiche che una ipotetica candidatura Vannacci fornirebbe alla Lega. Prima di salutarvi diamo un rapido aggiornamento con una notizia che arriva dal Medio Oriente, perché l'incontro tra Anthony Blinken, il capo della diplomazia americana, il ministro degli esteri di Biden, e Abu Mazen, il leader dell'autorità nazionale palestinese, è stato, secondo fonti vicine all'incontro, teso e segnato da profonde discussioni. C'è il tema di uno sblocco di fondi che l'autorità nazionale palestinese chiede a Israele di fornire, di riprendere a fornire via mediazione americana. C'è poi il tema delle ostilità a Gaza e delle violenze dei coloni in Cisgiordania. Insomma, con Marco Minniti più avanti faremo il punto anche su questo. Grazie a Franco Bechis, grazie ad Agnese Pini. Poca pubblicità e torniamo con molte notizie e la diretta dal Parlamento. Eccoci di nuovo in studio, ci hanno raggiunto Claudia Fusani, il riformista, che invito a dire ciò che ha detto durante la pubblicità a noi, cioè che ti abbiamo strappato da dove? Al question time alla Camera, ma mi avete fregato con l'orario. Ma tu devi sapere che il question time lo ascolterai qui e lo commenterai, ecco. Niente proprio di meno che con Walter Rizzetto, Fratelli d'Italia. Bentornato. Grazie, buongiorno. E in collegamento Sarina Biraghi, collega della Verità, bentornata anche a te Sarina. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il question time a cui si riferisce Fusani e Orsinger è il question time che si svolge oggi alla Camera dei Deputati, presidiata da Elena Testi. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein interroga, come si dice in gergo parlamentare, il ministro Piantedosi sui fatti di H. Larenzia, manifestazioni, quella delle braccia tese, che per Elly Schlein il governo diciamo non contrasta sufficientemente, così come l'inciso, anticipo quello che dirà Rizzetto, tutti i governi precedenti perlomeno. Ieri Giovanni Donzelli ha definito, diciamo, autorevole esponente di Fratelli d'Italia, ha definito gli uomini con quelle braccia tese 200 imbecilli. Il dato numerico è probabilmente giusto, perché un'agenzia ci aggiorna che sarebbero 150 gli identificati al momento della Digos. Identificati. Gli identificati della Digos. Non so se però la parola scelta sia giusta. Sono soltanto degli imbecilli. Lo abbiamo chiesto a Paolo Berizzi, un collega che segue da anni e da molto vicino le galassie dell'estrema destra. A Dacca Larenzia c'erano le principali sigle dell'estrema destra italiana. C'era ovviamente chi organizzava e chi organizza da anni, cioè Casa Pound, c'era Forza Nuova, c'erano i Veneti del Veneto Fronte Skinhead, c'era Lealtà Azione, c'erano i 12 raggi di Varese. Insomma, c'era tutto l'arcipelago nero del neofascismo italiano, comprese le curve ultra, quindi capi ultra delle curve nere d'Italia. I capi ultra sono spesso anche capi politici, o comunque indirizzano il gruppo in una direzione ben precisa, che è quella delle croci celtiche, dei saluti romani, delle svastiche, dei cori razzisti o intolleranti, o che si richiamano a Mussolini e a Hitler. Questo è Lorenzo Fontana, attuale presidente della Camera, accanto a Luca Castellini. Chi è Luca Castellini? È il vice segretario nazionale di Forza Nuova, capo ultra dell'Hellas Verona, pluridaspato. Questo è Matteo Salvini, ritratto in compagnia di Luca Lucci. Chi è Luca Lucci? Leader storico della Curva Sud del Milan, capo ultra fascista e poi condannato per traffico di sostanze stupefacenti. Questi gruppi conosciamo la storia, le strutture, le iniziative, la propaganda violenta, ma conosciamo anche i nomi dei capi, dei leader. Casa Pound, capo storico Gianluca Iannone, Forza Nuova,
il signore nero ex terrorista di terza posizione Roberto Fiore, Lealtà Azione, i cui capi sono i pregiudicati per pestaggi Stefano Del Miglio e Giacomo Pedrazzoli, la comunità militante dei 12 raggi di Varese, un gruppo dichiaratamente neonazista, poi c'è il Veneto Fronte Skinhead, il capo si chiama Giordano Carracino. Sono strutture con dei capi, con dei direttivi, con delle gerarchie molto rigide, che ricordano appunto in alcuni casi dei gruppi militari o paramilitari. Questi sono i nomi e i volti che ritroviamo ogni anno il 7 gennaio ad Acca Larenzia col braccio teso o il 29 aprile a Milano per ricordare Sergio Ramelli. Sono i due eventi liturgici dell'estrema destra italiana. Onorevole Rizzetto, riparto da lei. Abbiamo visto nomi, cognomi e ruoli. Chiedo che idea si è fatto lei delle immagini dei personaggi che ci ha raccontato Berizzi, ma soprattutto le chiedo come mai Giorgia Meloni, come chiede l'opposizione, tra poco ascolteremo Elly Schlein, non è intervenuta sul tema per dire anche lei condanno quanto visto, come diversi esponenti di Fratelli Italia. Noi abbiamo avuto il giorno stesso Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera. Rampelli, Donzelli, il ministro Crosetto. Io penso che Fratelli Italia sia unita nelle... Beh, oddio, Crosetto è un ministro in quota Fratelli d'Italia ed è stato tra i fondatori di Fratelli d'Italia. Dopodiché sulle provenienze possiamo stare qui un anno e mezzo a capire le provenienze di ognuno. Quindi chiaramente insomma c'è stata una condanna rispetto a quanto accaduto. Lei mi ha anticipato, non voglio ripeterlo se non per qualche secondo, dal 1978 si vanno a commemorare le tre vittime di Acca Larenzia. Tra l'altro oggi non sappiamo neanche chi sono gli assassini di queste tre vittime dell'odio politico. È evidente che sotto questo punto di vista ci sono dei gruppi che ideologicamente tendono ad un passato che fortunatamente si è chiuso. Perché Giorgia Meloni non è intervenuta? Perché Giorgia Meloni è intervenuta più volte rispetto a questi temi. E perché Giorgia Meloni oggi, lasciatemelo dire, ma veramente in estrema serenità, probabilmente ha dei fascicoli e dei dossier un po' più importanti per il nostro paese rispetto a quanto accaduto. Nessun governo di centro, di sinistra, di centrodestra, a questo punto aveva mai fatto qualcosa dal 1978 in poi. Anzi, vi dico ancora una cosa in più. Berizzi prima ha citato una delle organizzazioni che erano presenti ad Acca Larenzia, ad esempio Casa Pound. A me ha fatto un po' specie ieri quando alla Camera è stato ricordato, voglio dire, questo avvenimento, quando un esponente del Movimento 5 Stelle, ad esempio, si è alzato urlando rispetto... Rizzetto, fermo un attimo solo perché ha iniziato così Claudia Fusani non si arrabbia, il question time alla Camera, sta questa parlando cosa però Elly Schlein. Sì, sì, dopo la recuperiamo. La segretaria del Partito Democratico. Fascismo che è reato, non può giustificare la riproposizione di gesti che richiamano una dittatura che ha calpestato libertà e democrazia e prodotto le pagine più buie della storia di questo paese. La legge Scelba punisce l'apologia del fascismo e la Costituzione lo dice con nettezza che le organizzazioni neofasciste vanno sciolte. Per questo le chiediamo quali iniziative urgenti il governo intenda adottare per quanto di competenza per impedire il ripetersi di fatti analoghi e per attivare le procedure atte allo scioglimento dei gruppi neofascisti. Grazie onorevole Schlein. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro. Grazie, signor Presidente. Onorevoli deputati, condivido che lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quelle di Acca Larenzia, che causò il vile assassinio di giovani vite e che rimane tuttora senza giustizia, sia stato tradito dalla riproposizione di gesti e simboli che rappresentano un'epoca condannata dalla storia. Nel corso della mia audizione di ieri in Senato ho registrato, e la sottolineo, una trasversale distanza di tutte le forze politiche da quei comportamenti, contraria alla nostra cultura democratica e che le immagini dei media hanno divulgato. Le forze di polizia hanno adottato lo stesso modulo operativo seguito nelle analoghe manifestazioni effettuate negli anni scorsi, frutto di esperienze professionali e di competenze tecniche consolidate che non mutano di fronte a qualsivoglia manifestazione, pur di diverso estremismo ideologico. Penso ad esempio alle tante recenti iniziative anti-israeliane svolte a seguito della crisi in Medio Oriente. Vorrei evidenziare che la commemorazione di Acca Larenzia, a cui quest'anno
hanno aderito circa 1000 persone. Nel passato, con le stesse modalità, ha registrato numeri ben maggiori, con un picco di 3000 presenze nel 2018. La Questura di Roma, a cui va il mio applauso, ha assicurato lo svolgimento della manifestazione senza che si verificassero incidenti, privilegiando le attività di osservazione più proficue per l'acquisizione di elementi utili da sottoporre all'autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento dell'eventuale commissione di reati. La stessa Questura ha trasmesso alla competente autorità giudiziaria una prima informativa di reato, contestando il delitto di apologia del fascismo a carico di 5 esponenti di Casa Pound, individuati fra i partecipanti, cui seguiranno ulteriori comunicazioni all'esito del riconoscimento e dell'identificazione degli ulteriori convenuti alla manifestazione. Quanto alle ulteriori iniziative da porre in essere per lo scioglimento di organizzazioni di carattere eversivo, ricordo che la particolare complessità dei presupposti previsti dalla normativa vigente è confermata dalla limitata casistica applicativa sinora registrata e dalla circostanza che governi, anche sostenuti dalla parte politica degli onorevoli interroganti, non hanno mai adottato iniziative in tal senso. Grazie. Grazie. Ora ci sarà ministro, la replica di Elly Schlein, sentiamo anche questa. Tanto i tempi, come vedete, sono rapidi nel dibattito. Signor Ministro, siamo costretti a dichiararci profondamente insoddisfatti da queste risposte. Non si può parlare di una casistica limitata e ci aspettiamo e continueremo a insistere che queste organizzazioni neofasciste vengano sciolte, come chiede la Costituzione, perché rappresentano un pericolo per la pubblica sicurezza e questo le dovrebbe interessare. Sono sbagliati quindi i divieti della legge Scelba e della Costituzione? Noi non lo crediamo. Abbiamo presentato una proposta di legge firmata anche da esponenti di altre forze di opposizione che raccoglie la spinta delle associazioni antifasciste per rendere ancora più chiara la disciplina che punisce chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo. A preoccuparci però, le dico, non è solo il fatto che queste domande rimangano inevase, sono le ambiguità di questa destra a preoccuparci, che torna addirittura indietro rispetto a quando almeno riconosceva il fascismo come male assoluto. Avere un Presidente del Senato che cerca di legalizzare il saluto fascista, il saluto romano, è un insulto a chi ha fatto la resistenza in questo Paese. È un insulto a chi ha dato la vita per la libertà e la democrazia. E non raccontateci, come fa l'onorevole Rampelli, che sarebbero cani sciolti. Sono un branco organizzato con cui siete andati a spasso per anni e che ha nostalgia del disciolto, quello sì, partito fascista. O dimentichiamo la Presidente del Consiglio Meloni, accompagnata nel 2008 proprio ad Accalarenzia dall'onorevole Rampelli e da Castellino, condannato a più di 8 anni di reclusione per l'assalto alla CGIL. È imbarazzante il silenzio della Presidente Meloni, che non riesce nemmeno ora a dire una parola di condanna. Ad Accalarenzia abbiamo visto il fermo immagine di un paese in cui non ci riconosciamo, legato a rituali del peggiore passato della nostra storia. Ecco, mentre i vostri deputati, che inneggiano al Duce, giocano con le pistole a Capodanno, mentre i vostri sottosegretari citano Mussolini, i vostri capigruppo citano Marinetti, siete gli stessi che tagliano pensioni, tagliano la sanità e sviliscono il lavoro. La Presidente Meloni ha parlato 3 ore settimana scorsa, ma le bastavano 10 secondi per dichiararsi antifascista, come la Costituzione su cui ha giurato. Io credo questo. Siccome ha detto più volte di non essere ricattabile, ci chiedevamo chi la stesse ricattando. Beh, si sta ricattando da sola, evidentemente, perché resta in ostaggio del suo passato, da cui continua a non voler prendere la distanza. Noi insisteremo a chiedere lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste, perché l'antifascismo, crediamo, dovrebbe essere un patrimonio condiviso in queste aule, in queste istituzioni. Grazie. Grazie. È finito il minuto di replica di Elly Schlein. Intervenite tutti, adesso diamo la replica soltanto all'onorevole Rizzetto, perché in quanto citato indirettamente, in quanto esponente di Fratelli per d'Italia, il ragionamento di prima, dall'onorevole Schlein, ha detto che siete una destra imbarazzante, Schlein. Ma io non commento, nel senso che mi troverei in imbarazzo nel fare un intervento del genere da parte della collega Schlein. Ci ha messo dentro un po' di tutto, ci ha messo dentro il fascismo, ci ha messo dentro la legge Scelba, non ha citato la legge Mancino del 93, però ci ha messo dentro un po' di tutto, ci ha messo dentro il lavoro, ci ha messo dentro le pensioni. Probabilmente avrebbe dovuto fare un altro question time oggi al ministro Piantedosi, però ognuno fa quello che si sente di fare. Quanto dice Schlein è tecnicamente, permettetemi soltanto 15 secondi, politicamente asettici sotto questo punto di vista, quindi senza sfumature politiche. Perché Elly Schlein parla del Presidente del Senato, l'onorevole La Russa,
che di fatto non ha recitato e detto quanto ha dichiarato oggi Schlein. La facciamo vedere dopo la semplicemente, clip. Ha semplicemente detto, molto probabilmente in punta di diritto, che oggi esistono, considerato che il reato, la fattispecie di reato non esiste, come Claudia Fusani sa e come voi sapete, non esiste all'interno del nostro codice penale. Ci sono due leggi, c'è la legge Scelba del 52 e c'è la legge Mancino del 93. Quello che volevo dire prima, e sto zitto, è che ad esempio nel 2017, quando l'allora deputato Emanuele Fiano presentò la sua proposta, il suo disegno di legge, su questo tipo di elementi, ad esempio ci fu il Movimento 5 Stelle che votò contro. Lo ricorderete? Nel 2013. E lei era con lei quando era con loro. Ma noi stiamo parlando di dieci anni fa rispetto a quello che dici tu. Dopodiché, vabbè, pure lì potremmo... Però nel 2013... Qualcuno non se lo ricorda, però ve lo faccio venire in mente. Quando Beppe Grillo, che allora era il fondatore del Movimento 5 Stelle, oggi penso faccia ancora il garante, se non ho capito male, fuori da Montecitorio, alla consegna delle liste, andò a parlare con l'allora rappresentante di Casa Pound, dicendo, ad esempio, non abbiamo niente in contrario... Non è una gara chi fa peggio, allora, no? Claudia Fusani, che giudizio dai... Gli ultimi governi degli ultimi 10 anni non hanno fatto nulla sotto questo punto di vista. La magistratura, come sapete, sta procedendo... È chiaro, andare da Claudia Fusani, all'attenta conoscitrice anche, diciamo, allora, delle performance parlamentari. Che cosa hai visto, come se l'è cavata Elly Schlein... in questo frangente, con questo attacco al governo, ma efficace o meno? Ha fatto bene, il minimo sindacale secondo me, mi aspettavo una risposta molto più completa da parte del Ministro dell'Interno, ieri è stato intervenendo in commissione al Senato. Sì, allora, quello che è successo è una cosa gravissima. Ho cercato i numeri degli anni passati e non sono riuscita a trovare numeri così alti. Il numero di 1000, che è la notizia che il ministro ha dato in questa informativa brevissima, è un numero pazzesco. Notando con perfidia che erano 3000 nel 2018, cioè con il governo Gentiloni. Vediamo. Andiamo con ordine, che sennò perde il filo. Certo. Quindi, lì si sono mossi gruppi da... Nord, Sud, Roma, quindi si sono mosse persone sapendo, le Digos sapevano che andavano a fare questo incontro. Prima domanda a cui né Schlein né il ministro hanno risposto: perché non è stato impedito un agglomerato di persone così numeroso che avrebbe fatto qualcosa di palesemente, cioè un reato, perché quelli sono reati. Non si può banalizzare. Io ho sentito molte banalizzazioni in questi giorni, sono pericolosissime. Assolutamente non si può fare questo. Quindi è stato consentito che questo succedesse. Prima cosa sbagliata. È stato deciso di non intervenire sul momento. Posso capirlo, perché intervenire sul momento sarebbe stato un problema di ordine pubblico. Quindi capisco che venga fatta questa identificazione postuma, diciamo, e poi mi auguro che si proceda. Punto terzo. È vero, c'è un problema con il profilo delle due leggi, ed è vero che più volte, su richiesta di varie inchieste, di andare a sciogliere i partiti neofascisti, alla fine il percorso è più complicato. Quindi penso che ci voglia un intervento serio e chiarificatore a livello di legge. Da un punto di vista politico, questa scena è andata oggi, non nel 2018, oggi, è andata in giro sui giornali europei, sui giornali stranieri, Guardian, e noi abbiamo qui, c'è un governo di destra che ha la fiamma nel simbolo. Fratelli d'Italia, piaccia o no, e vi piace a quanto pare, ha la fiamma nel simbolo, nel logo del partito. E la fiamma è la fiamma del movimento sociale. Allora, e che rinvia... Quindi siamo pericolosi reazionari. No, ma tu no. Che ci conosci? No. Cioè dici che... Fermati, non ho finito. È un pericoloso reazionario. Io credo che la Presidente del Consiglio... Non sto addebitando al Presidente del Consiglio alcuna responsabilità in quanto è successo, però la Presidente del Consiglio, non la leader di un partito, il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto, di fronte a questa figuraccia cosmica che abbiamo fatto, dire parole di verità e di chiarezza. Non l'ha fatto,
Questo mi preoccupa molto. No, doveva farlo oggi. Ah, secondo Fusani avrebbe dovuto farlo oggi. Secondo Rizzetto lo hanno fatto altri per lei, lo ha già fatto in passato. Voglio sentire cosa ne pensa Sarina Biraghi, perché il ministro Piantedosi ha dato due numeri. Il primo sono le 1000 persone che sarebbero state presenti ad Acca Larenzia nella fase serale, diciamo così, della commemorazione, quelle che hanno alzato il braccio, 150 identificati, 5 arresti per il momento. Ha detto, come ricordava Luca Sappino, il governo Gentiloni 2018 c'erano addirittura 3000 persone. Mi viene in mente che non è una gara a chi fa peggio, no, chi interviene di meno, come primo punto. E poi sul tema del vietare controproducente, in realtà questo governo, quando si è trattato di vietare, ha vietato. Pensiamo ai rave party, è stato un divieto. Non devi farli arrivare lì. Beh, diverso. Il rave party si svolge su una proprietà privata, quella è un luogo pubblico, e da noi manifestare è segno di democrazia. Ora, impedire una commemorazione credo che sarebbe stato molto controproducente. No, ma scusate. Sarina, ti chiedo scusa. Fammi dire soltanto questa cosa. Così poi non la interrompiamo più. Acca Larenzia conosce vari momenti di ricordo. Ci sono due manifestazioni ufficiali. C'è la mattina ufficiali, e c'è, la, su cui c'è quella del pomeriggio sera. Nessuno discute. Allora, quella roba lì è stata un'altra cosa. Prego, Sarina Biraghi. Okay. Quella roba lì è stata un'altra cosa. L'ottimo servizio di Berizzi ci ha fatto vedere quanti gruppi, tutti extraparlamentari, tutti estremisti, esistono, non da ieri, da anni. Allora mi chiedo, non dovevamo sciogliere, impedire la manifestazione oggi? Bisognava sciogliere questi gruppi 3 anni fa, 5 anni fa, 7 anni fa, 20 anni fa. Nessuno l'ha fatto, si deve fare tutto sotto questo governo. E ribadisco, secondo me questi gruppi estremisti fanno male a Giorgia Meloni, non portano acqua al suo mulino, perché sono quelli che attaccano Giorgia Meloni perché non è di destra. Lo dobbiamo capire, Giorgia Meloni con queste persone non ha nulla a che spartire, per cui è solo controproducente questa manifestazione ai fini politici di Giorgia Meloni. Che poi la Meloni, Presidente del Consiglio, ogni manifestazione debba intervenire, debba dire il fascismo, io non faccio parte del fascismo, cosa che ha detto, beh, insomma, mi sembra veramente un ritornello di cui non si dobbiamo fare a meno. Però, scusa Sarina, ma se non ha nulla a che spartire, ci si chiedeva qua in studio con Fusani, perché non fare una dichiarazione di mezza riga? Potrebbe togliere argomento a Elish Line. L'ha fatto Donzelli, che è l'organizzatore del partito, ma il partito non è solo Giorgia Meloni, anche gli altri parlano, non è che gli altri non hanno voce in capitolo, se no Rizzetto che lo invitiamo a fare, invitate Giorgia Meloni e via, no? Scusate, noi siamo molto contenti di avere Rizzetto. Non possiamo farci prendere in giro però così. Però non è che Giorgia Meloni ad ogni manifestazione, perché non la interpelliamo sulla manifestazione della CGIL, degli studenti, tutte le manifestazioni, quello che pensa lo deve dire Giorgia Meloni. Ma infatti non interviene da sola in quelle manifestazioni lì, interviene da sola puntualmente con un comunicato da Palazzo Chigi. Perché il Presidente del Consiglio ha il dovere, Presidente del Consiglio di tutti, il Presidente del Consiglio di tutti ha il dovere di fronte a una cosa che è uno sputtanamento per l'Italia, posso dire questa parola? Ti è caduta la tessera del Rotary. Troppo, elegante. Di fronte a questo sputtanamento per l'Italia, la Presidente del Consiglio, siccome anche la mia Presidente del Consiglio, di tutte le persone che sono qua, ha il dovere di dire l'Italia non c'entra nulla con questa roba. Onorevole Rizzetto. E l'ha detto, scusate, e l'ha detto, permettetemi Claudio, però l'ha detto molte volte. Giorgia Meloni ha, ad esempio, qualche anno fa condannato le leggi razziali, l'ha detto, ma io sono d'accordo con chi dice che non è che ad ogni piesso spinto, cioè ad ogni braccio alzato ad oggi nel nostro paese, che lo facciano in 1000, che lo facciano in 3000, che lo faccia una persona, Giorgia Meloni deve intervenire e dice guarda, prendo le distanze da questa roba qui perché non è la nostra storia, perché non c'erano esponenti di Fratelli d'Italia che invece erano alla mattina, ad esempio, alla commemorazione. Certo. Non può, io penso, non lo so se posso ripermettermi, penso che ci siano dei dossier, dei fascicoli, delle cose un po' più importanti, al netto del fatto, ripeto, che la magistratura, mi pare, sta indagando, ha già tirato giù nomi e cognomi di chi c'era o di chi non c'era, in punta di diritto. La legge Scelba, tecnicamente, e la Mancino, mettili insieme. La legge Scelba e la legge Mancino
vanno a condannare ipotesi in termini di ricostituzione del periodo fascista. Quindi significa prendere queste 100-150 persone e chiedere a loro tecnicamente: vuoi ricostituire il partito? È un po' vogliamo più complesso. Farvi vedere una cosa, anche perché diciamo, evocata dalla segretaria Schlein nell'interrogazione che ha rivolto al ministro Piantedosi, che riguardava... diciamo, Schlein ha allargato fino al lavoro e alle pensioni, ci ricordava Rizzetto, però sul caso specifico diciamo, è andata su Acca Larenzia, è andata sulla campagna dal primo giorno della sua segreteria, la fa sullo scioglimento delle organizzazioni neofasciste, ma Schlein ha evocato anche Ignazio La Russa, che proprio nei giorni in cui si discuteva del citato DL Fiano si esibiva così nell'aula del Parlamento alla Camera, guardate. Lo ha scritto molto bene oggi Giorgia Meloni in un comunicato, la gestualità. Ma si è mai visto al mondo un provvedimento che nega la gestualità, che ti dice come devi muovere il tuo corpo? Perché il provvedimento dice che è vietata non solo la distribuzione, eccetera, eccetera, ma anche la gestualità che richiama, per cui... da ora in poi state attenti ad alzare la mano oltre la spalla, state attenti a mettere le mani sui fianchi, state attenti a camminare con la gamba alzata orizzontalmente quando camminate, state attenti ad accentuare il mento. Se voi accentuate il mento potete essere passibili di 2 anni di galera. Perché l'accentuare il mento richiama certamente quel mostro che fu Benito Mussolini. Al netto, Sarina Biraghi, della teatralità, della anche, anche fare ironia su un gesto che è costato dolore, lacrime e sofferenza a migliaia di famiglie da parte di un esponente delle istituzioni, ora Presidente del Senato, all'epoca non lo era, era parlamentare semplice, comunque è qualcosa che... poco piace, però queste immagini parlano e queste dichiarazioni parlano in qualche modo con il nostro dibattito, secondo te? Beh, in particolare direi di sì, perché parla proprio della gestualità. È chiaro, quando si parla di gestualità si fa riferimento al saluto romano, quindi è chiaro che questo non fa parte, come dice La Russa, di questa cultura. E giustamente, come ha detto La Russa subito dopo, se è un gesto che non va fatto, vietato, lo deve decidere la magistratura. Mi pare che ci sia un pronunciamento a volte in un modo, a volte in un altro, perché questo gesto rievoca il ventennio. Sappiamo tutti, per esempio, che nei funerali di personaggi che sono stati per esempio del movimento sociale, nei funerali si fa questo saluto, lo fanno gli amici, i colleghi di partito. Bisogna allora dare una direttiva che è sempre vietato e si comincia a vietare, non che una volta è vietato, in una sentenza è vietato, in una sentenza non è vietato. Diciamolo una volta per tutti, così non si fa più e non lo faranno, questo intendo. Che poi a Calarenzia... quanto ne vogliamo parlare? Siamo al terzo giorno, ne parleremo un'altra settimana. Beh, oggi c'era, diciamo, il dato di cronaca parlamentare, converrai, capisci. Diciamo. Sì, sì, appunto. Poi rimandiamo il dibattito al 7 gennaio 2025, ovviamente. No, ci sarà il 18, ci sarà il 18 gennaio le sezioni unite della Cassazione, sì, che intervengono, quindi sicuramente faremo un'altra pagina quel giorno. Ma forse, Claudia, non è così banale in realtà. Cioè, può sembrare una discussione solo sui simboli, ma magari c'è qualcosa spaventata. In più. Tu, ad esempio, mettevi il tema della credibilità in Europa. Oggi c'è la presa di posizione del leader dei popoli. Europei. Sì, ma io sono spaventata dalla banalizzazione di tutte queste cose qua. Cioè, veramente, io non voglio né accusare, però sono spaventata dalla banalizzazione, da chi fa facili ironie, da chi paragona questo gesto con altre cose. Purtroppo molte persone stiamo banalizzando, molti stanno banalizzando. Io credo che non ci sia nulla da banalizzare. Siamo in un anno in cui andranno a votare più di 70 paesi. 2/3 di questi paesi non sono democrazie. Sappiamo bene che, come dire,
c'è un rischio per le nostre democrazie, che sono imperfette, tutto quello che vogliamo, c'è un rischio. C'è un voto negli Stati Uniti dove, signori, rischia di essere candidato, virgolette, forse vincere, un signore che Trump, che sostiene che quello che è successo il 6 gennaio di qualche anno fa era normale, che sostiene che se diventa presidente degli Stati Uniti, non dello staterello, degli Stati Uniti, lui libererà tutti quelli che sono stati arrestati. Allora, questo è il mondo in cui ci stiamo muovendo. Allora, io credo che occorra molto, dare molto peso a queste cose. Non vuol dire gridare al fascismo. Io non ho mai gridato al fascismo in questi mesi, in questi 14 mesi. L'ho sempre trovato un argomento sbagliato. Ma di fronte a fatti così specifici, guai a banalizzare. Attenzione a quello che sta accadendo intorno a noi, perché non c'è molto poco poi da ora scherzare. Noi ci occupiamo. Ecco che... perché vorrei che la mia Presidente del Consiglio, perché anche la mia Presidente del Consiglio, che non l'ho votata, ma è la mia Presidente del Consiglio, vorrei che dicesse una parola chiara su questo. Ma l'Italia nessuno, non c'entra con nessuno banalizza, ma neanche estremizza. Per farvi voltare pagina, visto che insomma... anche Sarina Biraghi diceva sono giorni e giorni che stiamo su H. Larenzia. Mi aprite il collegamento col professor Matteo Bassetti, infettivologo, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Eccola, camice munito, professore, bentornato. Buongiorno a lei. Allora, Bassetti sa sicuramente quanto in vista anche delle europee, come ci ricordava Claudia Fusani, conterà sì il dibattito su H. Larenzia, conteranno molte cose, conterà la candidatura di Vannacci di cui abbiamo parlato, ma conteranno anche cose molto concrete come la partita sul Servizio Sanitario Nazionale. Il perché ce lo racconta Serena Riformato. Il pronto soccorso, visto i medici, infermieri, barellieri affannarsi e lavorare in un modo strepitoso, quindi essere poi trattato come gli altri in una corsia, rumori, allarmi che suonavano, insomma lavorare in quelle condizioni per un medico e un infermiere capisco che sia molto difficoltoso. Parte da una vicenda personale Beppe Grillo, il breve ricovero all'ospedale di Cecina nel Livornese, ma c'entra un punto tutto politico, l'allarme quotidiano di un servizio sanitario nazionale al collasso. Accade in tutto il paese, solo nei mesi passati l'abbiamo raccontato più volte negli ospedali della capitale. I corridoi sono pieni. Pieni di pazienti sui corridoi, sulle barelle. C'è una situazione veramente allucinante. E l'abbiamo visto a Genova, anno dopo anno. Questa foto di qualche giorno fa, con pazienti lasciati a terra, dentro al pronto soccorso, ambulanze fuori in coda, non è purtroppo una novità in Liguria, dove da anni, prima, durante e nonostante il superamento della pandemia, si verificano veri e propri ingorghi nei principali pronto soccorso della regione. Pazienti a pronto soccorso in barella, quante ore possono starci? In barella anche, a volte anche giorni, sulle nostre barelle 8-10 ore. I cittadini affollano il pronto soccorso con questioni per cui spesso basterebbero i medici di base, ma anche questi sono oberati o in alcune zone a bassa densità abitativa introvabili. In un servizio di dicembre abbiamo mostrato la situazione in Valtrebbia. Qui arrivavamo ad avere circa un 60% della popolazione non coperta da medico di medicina generale. Da una parte le difficoltà della medicina d'urgenza, dall'altra gli ostacoli della prevenzione, liste d'attesa insostenibili che secondo un rapporto di Cittadinanza Attiva costringono il 55% degli italiani a rivolgersi al privato. Oggi la malattia principale, credo, della sanità è la diagnostica. In aiuto ci verrebbe il PNRR, anche sul caso specifico, 1,2 miliardi serviranno ad aggiornare i macchinari vecchi più di 5 anni, ma anche per questo bisognerà attendere. Lo mette in evidenza il Sole 24 Ore. La revisione del piano prevede uno slittamento di 2 anni del progetto di ammodernamento tecnologico degli ospedali dal 2024 al 2026. In manovra il governo ha previsto 2,4 miliardi per il rinnovo contrattuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, insufficienti secondo le opposizioni che avevano promesso una battaglia comune, poi dispersa nelle buone intenzioni della fine dell'anno. Professor Bassetti, lei dirige la clinica di malattie infettive, però nel corso della sua esperienza ha avuto e ha a che fare anche con suoi colleghi che lavorano nel pronto soccorso. Qual è il tema
del pronto soccorso in Italia, rappresentano un vulnus rispetto al nostro sistema sanitario e alla gestione delle risorse, del personale? Guardi, io lavoro per il sistema sanitario nazionale, quindi per l'ospedale pubblico, da più di 22 anni e ogni anno, quando arriva il periodo delle vacanze di Natale o quello estivo o di altri ponti e festività, c'è ogni volta il problema del pronto soccorso, dell'iperafflusso, del fatto che la gente aspetta ore, quindi non è un problema di oggi. Il problema è che per oltre 20 anni nessuno si è occupato di risolvere il problema. Quindi da una parte abbiamo fatto l'errore clamoroso di mettere il numero chiuso a medicina, che fa sì che oggi avremo un gran bisogno di medici che vanno a lavorare in quella montagna che avete fatto vedere o nei pronto soccorsi, e purtroppo manca, lo evidenziava il presidente Zaia, che ha fatto concorsi per personale medico e 2 volte su 3 non trovavano i medici. E poi c'è un problema organizzativo. Cioè questo, il problema non è di risorse economiche soltanto, è di risorse, diciamo, di personale, è un problema organizzativo. Cioè noi abbiamo bisogno di ripensare il nostro sistema sanitario, perché la medicina del territorio, evidentemente così come è strutturata, non è in grado di poter andare avanti. Perché dico questo? In una stagione influenzale come questa, un medico di medicina generale che fa degnamente il suo lavoro ha mediamente 1500 assistiti. Se tu ne hai soltanto che il 5%, che hanno bisogno di assistenza perché uno c'ha la tosse, l'altro c'ha la febbre, l'altro è influenzato, è evidente che non li puoi seguire e vedere tutti. Quindi è già nell'organizzazione, c'è già un problema a monte che sa che non funzionerà il problema. Quindi noi abbiamo bisogno di ripensare organizzativamente, prima ancora di pensare di mettere le risorse. L'ultimo punto che ha ben sottolineato Beppe Grillo è quello della diagnostica. Cioè qui o ci mettiamo nell'ordine di idee di adeguarci agli altri paesi occidentali e depenalizzare il reato medico e quindi ci sarà meno medicina della difesa, oppure qui possiamo anche continuare a mettere milioni di prestazioni di diagnostica, che sarà come mettere della benzina in un serbatoio bucato. Il problema è capire quante di quelle prestazioni diagnostiche sono appropriate e quante di quelle prestazioni diagnostiche vengono fatte esclusivamente per, in qualche modo, per medicina della difesa, cioè per il medico che ha paura magari che un domani qualcuno gli faccia causa o provi a dire che ha agito male. Quindi il Rizzetto, problema del sistema sanitario, volevo sentire Rizzetto, ricordando è una delle... che è atavico, di 20 anni, questo governo... Sì, però poi ci sono anche, diciamo, delle scelte, professor Bassetti, diciamo, legate all'attuale governo, nello specifico al caso delle TAC, degli ecografi, delle macchine per le risonanze che citava anche Serena Riformato nel suo pezzo, citando a sua volta diciamo un titolo che ha fatto molto discutere, Il Sole 24 Ore. Ci sono le scelte del governo, no? Ci sono le politiche sanitarie messe in campo dal governo. Rizzetto, ad esempio, lei su quello slittamento di 2 anni ha capito le ragioni, se è un problema, a cosa è legato? Non è un problema, però a monte di tutto questo dico una cosa che si evince dai numeri. È proprio per questi motivi che il Fondo Sanitario Nazionale è passato dal 2019 ad oggi ad avere una dotazione di circa 20 o 25 miliardi in più, nel senso che mai come quest'anno il Fondo Sanitario Nazionale, ed è a 135/136 miliardi, può dare una mano. Dopodiché io posso essere, ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva il professor Bassetti, sono d'accordo con il professore quando evidentemente ci sono dei periodi di picco, e molto probabilmente che se noi andassimo in un pronto soccorso, professore, fra 2 mesi e mezzo probabilmente non troveremo un picco così elevato, quantomeno rispetto alle influenze. 2 cose rapidissime. La prima, c'è anche un problema di territorialità, nel senso che ci sono, come lei sa, medici o anche, voglio dire, infermieri che in alcuni territori proprio non ci vanno a lavorare, senza citare questi territori. E quindi questo è un territorio a cui manca un presidio sanitario importante, proprio perché i medici rifiutano di andare in un determinato territorio piuttosto che in un altro, vuoi per occasioni di carriera, vuoi per la struttura del territorio, eccetera. La seconda cosa è che da uno studio che tra l'altro stiamo facendo in Commissione Lavoro Pubblico e Privato alla Camera dei Deputati, entro il 2035 nel nostro paese ci saranno circa 8 milioni e mezzo di persone che non saranno autosufficienti, e quindi serve andare ad ampliare e a professionalizzare quello che è un lavoro buono a tutti gli effetti, che è quello dell'assistenza a domicilio,
anche per cercare evidentemente di Claudio Fusani, meno sì, 135 miliardi, dopodiché se guardiamo numeratore e denominatore rispetto al PIL perché è destinato a calare, c'è l'inflazione, c'è il tema che i soldi saranno destinati soprattutto non è al causa personale. Del governo se il PIL durante Claudia o dopo il Fusani. Covid era più o meno incisivo rispetto Guarda, il Presidente della Repubblica ha fatto un bellissimo intervento a fine anno e ha indicato alcune emergenze, la prima delle quali è la sanità. Purtroppo la legge di bilancio non è riuscita a rispondere a questa emergenza, perché i soldi per aumentare gli stipendi e metterli a pari con i contratti doverosi, però non è questo il problema. Questo è un paese che spende... Abbiamo rinnovato il contratto questo nazionale... Questo è un paese per... che spende... No, Claudia, anno... però scusami, tu prima sei intervenuta, però scusami, abbiamo rinnovato non il contratto finito. Nazionale per 135.000 dirigenti medici. Ma l'abbiamo medici. Raccontato più volte, sì. Fusani, però perché... il tema è che questo è un paese pronto, che ha speso 43 miliardi l'anno scorso per la sanità privata. Allora... Che modello di sanità ha in mente questo governo? Perché se tu consenti di far sì che i medici e gli infermieri vadano altrove, all'estero o nel privato, perché vengono pagati meglio, se tu consenti un sistema come quello delle chiamate a gettone, dove una giornata di un medico a gettone vale praticamente tipo un terzo dello stipendio di un medico... È chiaro che tu svuoti la sanità pubblica. Ma noi stiamo facendo allora, questo per caso? No, ma io non sto dando la colpa a voi. Lo sapremo alla prossima puntata perché noi abbiamo un tassativo. È enorme e il Presidente lo ha individuato. Il tassativo si chiama Minniti nello specifico. Beh, allora, c'è un nome. Si chiama proprio pubblicità, altrimenti finiamo in commissione lavoro privato anche noi da Rizzetto. Grazie agli ospiti che ci hanno fatto compagnia, poca pubblicità e torniamo con Marco Minniti. Grazie Sarina Biraghi soprattutto per la pazienza su quest'ultimo pezzo. Letteralmente fuori controllo. Situazione fuori controllo, ha detto Marco Minniti. Sono tante le situazioni fuori controllo per questo 2024. Proveremo insieme al presidente della Fondazione Medor, che saluto, grazie per essere tornato da noi anche nel 2024. Proveremo a esaminarne passo passo. Prima però, presidente Minniti, partiamo dalla politica interna, perché ci sono delle immagini che hanno colpito tutti noi e che stiamo commentando da giorni. Sono le immagini dei saluti fascisti a una delle due commemorazioni, quella serale per i giovani caduti di Acca Larenzia, tre militanti di destra, due uccisi da militanti di estrema sinistra, uno durante gli scontri successivi con la polizia. Nella polemica che è venuta fuori, la destra dice è un fenomeno che accade ogni anno, ogni 7 gennaio, dal 1978 in avanti, quindi chi cerca di metterci in mezzo, di calarci dentro una parte, cioè la parte dei cattivi, sbaglia perché è sempre stato così e nessun governo di nessun colore ha mai preso una decisione o una controdecisione all'altezza. È una presa di posizione che la convince? Ma guardi, la prima cosa da dire è questa, che quella commemorazione, soprattutto la parte con i saluti romani, è la cosa peggiore. È il modo peggiore per ricordare i morti che obiettivamente sono state vittime di un attacco terroristico inaccettabile e ingiustificabile. Quindi quell'idea di collegare quelle morti alla riesumazione di un passato che è passato per sempre e che è stato condannato dalla storia, oltre che dagli italiani, dalla storia, perché ci ha portato drammaticamente dentro una guerra mondiale che ha portato a milioni di vittime anche nel nostro paese. Detto questo, il ragionamento è: bisognava impedire la manifestazione? Bisognava scioglierla mentre era in corso, nel momento in cui c'è stato il saluto romano? Vede, la mia posizione è sempre stata la stessa. Io penso che le manifestazioni vadano impedite se si manifesta un atto di violenza o se si sta manifestando un'azione dura, a quel punto va sciolta. Se invece non c'è un atto di violenza, ma ci sono atti condannabili eticamente come questo, ci sono le denunce fatte alla magistratura. Come è stato fatto? Come ho capito è stato fatto, nel senso che sono stati denunciati sì, 5 persone denunce, per 150 per ora gli identificati. Questo ricordiamolo, lei stava facendo questo ragionamento, che ricordiamolo, lei è stato ministro dell'interno di questo sì. paese, peraltro anche nel 2018, anche col governo Gentiloni, ed è il ministro Piantedosi poco fa, intervenendo alla Camera, rispondendo a Elly Schlein, ha detto... Ieri
c'erano mille, cioè ieri il 7 c'erano 1000 persone, e non è il massimo che è stato raggiunto né proprio nel 2018, quando erano 3000. Sì, ma probabilmente il meccanismo è questo: quando c'era un governo di centrosinistra e l'argomento era chiaramente questo, si sentivano più mobilitati. Non vorrei, diciamo, tra virgolette, far preoccupare il ministro Piantedosi sul terreno della, diciamo, diminuzione della presenza. Però in qualche modo sbaglia l'opposizione, che nel momento a dire... in cui c'è un governo che viene considerato di sinistra, e quelli di estrema destra si mobilitano. No, però quindi, per capire, sbaglia l'opposizione a dire a Piantedosi che poteva fare meglio dei predecessori e non far svolgere, guardi, quella manifestazione? No, io penso che Piantedosi non potesse fare meglio dei predecessori, perché, insisto, in una manifestazione dove non ci sono atti di violenza, quello che fa una democrazia è, tra virgolette, garantire che nessuno paghi un prezzo sul terreno della violenza e poi denunciare se ci sono violazioni di legge. E cosa che effettivamente è avvenuta: 5 denunziati, 150 identificati e praticamente quasi tutti quelli che c'erano. Poi c'è un'altra questione. La questione più delicata è se bisogna sciogliere qualcuna di queste forze. In questo caso Forza Nuova, Casa Pound. La mia opinione è che dopo l'attacco alla CGIL del 20 settembre 2021 c'erano tutti gli elementi per poter procedere allo scioglimento di Forza Nuova. Tra l'altro, la condanna nei giorni scorsi di Fiore e Castellino rafforzava ulteriormente questo tipo di richiesta, perché il problema non è quello di impedire questo o quell'atto, è procedere con un elemento fortemente educativo. Ed è il governo che deve intervenire. Sciogliere le organizzazioni che si ispirano chiaramente al fascismo. È il governo che lo deve fare? Deve partire dal governo, poi naturalmente la procedura, diciamo, avviene attraverso le procedure che sono lipiche in una democrazia. E il problema qual è? Che partire dal saluto romano, che io considero apologia del fascismo, e lo considero anche senza aspettare la sentenza a sezioni riunite della Corte di Cassazione del 18 gennaio. E lo considero così, come mia valutazione. Ma non basta il saluto romano. Per sciogliere un'organizzazione c'era bisogno di un atto di violenza. E l'atto di violenza c'è stato, con l'assalto alla CGIL. Settembre 2021. Forse bisognerebbe partire da lì e incominciare a riprenderlo. Tra l'altro, a maggior ragione adesso, perché dopo la sentenza di Fiore e Castellino e quindi la comprovata responsabilità dei capi di Forza Nuova per quell'attacco militare alla CGIL, ci sono tutte le condizioni per poterla intraprendere adesso. Cioè, le dice, c'è anche il quid giuridico. Esatto. Voglio provare a passare dall'agenda della politica interna a quella della politica estera, perché noi abbiamo appena cominciato un anno, il 2024, ce lo stavamo dicendo prima di iniziare la nostra chiacchierata a telecamera accesa durante la pubblicità. Sarà un anno molto complicato e denso di scadenze elettorali che però hanno implicazioni geopolitiche importanti su tutte le elezioni americane di novembre, Trump, Biden, ci arriviamo. Però prima vorrei passare per il Medio Oriente, perché questi sono i giorni dell'ennesima missione di Tony Blinken, del capo della diplomazia americana, tra Israele, Libano, Cisgiordania. L'incontro oggi con Abu Mazen non è andato bene per ammissione di entrambe le fonti, di entrambe le parti. È stato definito teso, segnato da profonde discussioni. Come mai in questa fase l'America sembra avere le armi, della diplomazia ovviamente, spuntate rispetto alla capacità di persuasione che ha nei confronti di Netanyahu? È proprio a causa delle elezioni americane? È un combinato disposto. Primo, c'è una certa stanchezza nel popolo americano. È stato fatto di recente un sondaggio e in quel sondaggio si è manifestato il fatto che il 50% degli americani considera l'aiuto dato dalla presidenza Biden all'Ucraina un aiuto particolarmente esoso. Su questo poi si è innestata naturalmente l'iniziativa dei repubblicani, che hanno tentato di bloccare e stanno bloccando gli aiuti all'Ucraina. Quindi c'è una stanchezza dell'opinione pubblica americana e il rischio di una ripresa di America First, di prima l'America, cioè l'America stanca di fare il poliziotto del mondo. Questo è il primo punto. La seconda questione è che abbiamo Netanyahu, che è un fattore assolutamente incontrollabile. E perché Netanyahu su questa vicenda si gioca la sua vita politica e forse qualcosa di più della vita politica, anche qualche elemento tra virgolette privato e personale, perché nel momento in cui la Corte Suprema israeliana ha bocciato la legge che gli garantiva, diciamo, la possibilità di evitare i procedimenti penali che sono
aperte sul suo conto, lui rischia di avere anche un esito drammatico della sua fine politica. E questo significa che, essendo il suo futuro umano e politico legato al futuro della guerra, la guerra si protrarrà tutto il 2024? Guardi, è una tragedia senza precedenti. E cioè avere un commander in chief di un paese drammaticamente attaccato, e non dobbiamo mai dimenticare che è stato drammaticamente attaccato, ma avere un commander in chief la cui esistenza politica e forse anche privata, diciamo dal punto di vista privato, dipende dal prolungamento della guerra. È chiaro che lui non ha alcun interesse a fare cessare la guerra. Questa è una variabile con cui anche gli Stati Uniti stanno incominciando a fare i conti. Non invidio Anthony Blinken, diciamo, perché capisco perfettamente con quale muro sta andando a sbattere. Poi c'è un'altra questione, che temo che alcuni nel mondo tenteranno di aspettare le elezioni del prossimo novembre di quest'anno negli Stati Uniti. Penso naturalmente a Netanyahu, che non voglio mettere sulla stessa categoria di Putin, ma penso che anche Putin sta aspettando che ci siano le elezioni americane. Quindi noi potremmo avere un 2024 in cui continuano due guerre, più o meno a basso o ad alta intensità, in attesa delle elezioni americane, sperando che quelle possano segnare un game change, un cambio di gioco, quindi rimettere in campo coloro che oggi pensano di essere esclusi dalla partita. E solo per fare un esempio, nel 2013 noi abbiamo avuto il presidente siriano Assad, che ha usato armi chimiche e gas nervini contro il suo popolo, la comunità internazionale, tutti quanti abbiamo giurato mai più Assad. E ora Assad dov'è? Assad è ancora al suo posto dopo 10 anni e sta piano piano rientrando dentro i circuiti internazionali. È stato riammesso dentro la Lega Araba, dalla quale era stato drammaticamente escluso e punito. Serve soltanto per trasmettere un messaggio. Non dobbiamo mai dimenticare. Dobbiamo capire perfettamente che la partita è particolarmente complessa e capire anche che le nostre democrazie vanno difese con tutti i limiti e con tutti i loro difetti, perché nel 2024 la sfida tra democrazie, dittature e autocrazie col voto, scusatemi se uso questo termine che appare un po' confuso, sono autocrazie in cui si vota, sarà una sfida drammatica. Per esempio, noi stiamo discutendo di come finisce negli Stati Uniti, stiamo discutendo di come finisce in Europa. L'unica cosa che appare quasi certa è che in Russia, dove si vota, rivincerà Putin, anche perché nessuno viene candidato contro Putin. Capitolo disattenzioni, sottovalutazioni, ipocrisie della comunità internazionale. Lei citava il caso di Assad, ma forse anche sulla stessa Gaza e Israele possiamo mettere in fila qualcosa, perché oggi Blinken si è detto preoccupato, ha detto meno bombe e più aiuti su Gaza, quindi il mondo sta osservando la sproporzione di quello che sta accadendo a Gaza, come forse stiamo cominciando a parlare di ciò che accade in Cisgiordania, di quel che fanno i coloni. Le immagini della Reuters sulla Cisgiordania sono drammatiche. Però non sono cose iniziate oggi. Certo, oggi anche la pressione su Gaza è inimmaginabile, è grandissima. Però quello è un territorio che ha subito pressioni negli anni costanti. Con la comunità internazionale in quale posa? Di disattenzione, di sottovalutazione? Diciamo così che la comunità internazionale si muove soltanto se c'è un evento drammatico. Altrimenti cerca di far finta di non vedere. Ma non è detto che sia la strategia migliore. Non è la strategia migliore, è la strategia peggiore. E tra l'altro in questo momento noi abbiamo una crisi abbastanza evidente delle sedi multilaterali di governo dei conflitti. Basta soltanto pensare alla drammatica difficoltà delle Nazioni Unite. Io considero molto positivo che è stato consentito a una delegazione delle Nazioni Unite di andare adesso nella striscia di Gaza a nord. E tuttavia il fatto che ci sia una impotenza delle Nazioni Unite mi appare squadernato sotto gli occhi di tutti. Dovremmo ripensare quel meccanismo. Dovremmo ripensare il meccanismo coordinato e votato dopo la Seconda Guerra Mondiale, che dava ad alcuni paesi, appunto i paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale, il diritto di veto. In un mondo così complesso, che nel 2024 rischia di diventare Caoslandia, noi non possiamo permettere di avere una struttura multilaterale in cui una potenza può bloccare tutto. Ecco, mi dice, prima di salutarci in 30 secondi, perché lei in una precedente intervista disse se gli Stati Uniti d'America dovesse vincere Trump, tenete le cinture ben allacciate. Mi dice,
il principale motivo di preoccupazione che scaturirebbe dalla vittoria di Donald Trump? Il fatto che Trump renderà operativo l'America First. E questo sarà un terremoto nel mondo, innanzitutto per l'Europa, che dovrà incominciarsi ad occuparsi direttamente, dovrà incominciare a occuparsi direttamente del Medio Oriente, del Mediterraneo e dell'Africa, cosa che fino al momento non ha fatto. E quello sì sarà veramente allacciatevi le cinture, perché su quello l'Europa e l'unità dell'Europa potrà essere seriamente messa in discussione. Basta soltanto pensare a un dato. Nei giorni scorsi negli Stati Uniti hanno votato in fretta e in furia una legge per impedire che il Presidente degli Stati Uniti possa da solo uscire dalla NATO, dall'Alleanza Atlantica, e hanno chiesto che ci fosse il voto parlamentare. Voglio trasmettere un messaggio. Se il Congresso vota quella legge, vuol dire che pensa che il prossimo Presidente degli Stati Potrebbe Uniti possa fare. A un certo punto sciogliere grazie, la NATO. Grazie comprendete a Marco quello Minniti, che significa? Grazie a Marco Minniti di essere tornato a trovarci. Nicola grazie Campagnani è al mare. Adesso veniamo da lui, capitolo balneari. Non a prendere caldi, il sole. Uno dei temi caldi per il governo. Una breve pubblicità e torniamo in onda. Eccoci di nuovo in diretta, il fototitolo di questo segmento di programma, lo vedete sui nostri monitor, sconti, scontri e scontrini, parleremo di balneari, parleremo di soldi, di tariffe, di concessioni, tra poco andiamo da Nicola Campagnani che si trova ad Anzio e carnalizzerà il dibattito che stiamo per affrontare in studio, prima però saluto l'onorevole Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, bentornato. Grazie dell'invito. In collegamento Massimo De Manzoni con direttore della Verità e di Panorama. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio. Tra poco ci raggiungerà anche l'onorevole Deborah Bergamini di Forza Italia. Non appena è buono il collegamento la inseriamo nel dibattito. Nicola Campagnani, subito però da te, il punto politico qual è? Tanto giornata inclemente per bagno, il elettorale Lazio. Bagno. Niente bagno, niente sole, niente protezione. Inclemente ma sempre piacevole anche il mare d'inverno, prima abbiamo visto addirittura qualcuno che si faceva il bagno, ma noi abbiamo resistito. Però il tema è politico, sì, perché questo anno 2024 è iniziato con una lettera del Presidente Mattarella al Governo sul DDL concorrenza, in cui lì si parlava di ambulanti, però tema analogo ai balneari, in cui sostanzialmente si diceva al Governo non si può andare avanti all'infinito con deroghe e proroghe. Quindi il problema dei balneari che con l'inizio del 2024 torna come ogni anno a sollevare il tema delle proroghe delle concessioni balneari. Però il problema andrà risolto e non derogato, questo chiede il Quirinale. Qual è il problema? Il problema è legato alla direttiva Bolkestein, una direttiva che risale al 2006 che in buona sostanza chiede che si facciano bandi di gara pubblici per assegnare queste concessioni balneari. Qualche balneare teme questa cosa perché rischia di perdere in questo modo la concessione e anche gli investimenti che sono stati fatti. Nel frattempo si fa una mappatura per contare quante ci sono di queste concessioni lungo la costa per provare a dire all'Europa che non c'è scarsità della risorsa naturale e quindi la Bolkestein non si applica. Questo è il tema che è attorno alla questione balneari, ma poi ne parleremo direttamente con loro tra pochissimo. Allora, ne parleremo, ci ricorda Nicola Campagnani, con un imprenditore del settore balneare, un titolare di una di queste concessioni. Uno dei, perché ce ne sono molti, tra questi c'è Flavio Briatore, che ha diciamo, un messaggio per l'onorevole, ha mandato nei giorni scorsi un messaggio all'onorevole Bonelli, che è qui presente, glielo facciamo vedere. Questo qui è Europa Verde e attacca i Twiga, attacca la Meloni, parliamo di balneari eccetera, poi dice Briatore la residenza a Monte Carlo, questo qui è fuori di testa, io posso avere la residenza anche in Kazakistan, ma se le aziende sono in Italia, gli stipendi, caro Benelli Bonelli, li paghiamo in Italia, ma forse tu non ti rendi conto che se un'azienda è residente in Italia, paghiamo le tasse in Italia, e Twiga dà lavoro a 180 persone, quello non lo dici, dici il fatturato e dici che guadagna,
Ma pensate che bello sarebbe che le aziende perdessero e non dessimo lavoro alla gente. Non servite niente, non siete neanche legna per fare fuoco, perché siete legna verde. Questa gente qui non bisogna votarla, perché non serve a niente, ci costa. Sto qui prenderà 150, 130, 120 mila euro all'anno, che paghiamo noi per uno che non serve a niente. Bonelli cosa risponde, cosa ha risposto al Briatore? Ma ho risposto semplicemente che la questione, diciamo la contestazione o meno, io ho preso come esempio il Twiga, riguarda il fatto che i beni dello Stato, le spiagge, sono svendute in questo paese. E ho fatto un esempio che ha fatto discutere, quindi evidentemente ho colto nel segno del Twiga, che paga solo 20.000 euro all'anno, fattura 10 milioni, cifre ovviamente confermate dallo stesso Briatore. Il punto non è se Briatore guadagna, per me il Briatore può guadagnare tutto quello che vuole, quello che ritiene, se è capace, non è questo il punto. Il punto è quello che non guadagna lo Stato italiano. Cioè, lo Stato italiano non può svendere i beni a cifre così ridicole, perché chiunque sarebbe in grado di poter gestire una spiaggia a cifre di così basse. Si tratta di riadeguare i canoni, e questo è un elemento fondamentale. Ma altro aspetto è quello che dice: io attacco la Meloni. Io attacco la Meloni perché la Meloni, nella sua proposta che ha fatto all'Unione Europea, vuole mettere in concessione, quindi applicare la Bolkestein sulle ultime spiagge libere del nostro paese. Io lo ritrovo inaccettabile che le ultime spiagge del nostro paese siano ulteriormente privatizzate e cementificate per tutelare i privilegi di pochi. Ora arriviamo e vedremo anche i numeri, no, di quello che dice l'onorevole Bonelli. Intanto è buono il collegamento con la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Deborah Bergamini. Buon pomeriggio, onorevole Bergamini. Buon pomeriggio. Non so se ha sentito la coda del ragionamento dell'onorevole Bonelli rispetto alla strategia del governo sul tema balneari. Più in generale, però, le chiedo come giudica lei l'opposizione del centro-sinistra, nello specifico di Alleanza Verdi-Sinistra, rispetto a quanto il governo intende fare sui balneari. Secondo lei è un qualcosa che nasce da una sorta di criminalizzazione della ricchezza e di chi fa imprenditoria in un certo modo? Ma io credo che manchi un po' una cultura autentica e non pregiudiziale di difesa del settore imprenditoriale italiano in generale. Fare imprese in Italia non è facile, anzi spesso è molto difficile, ci sono molti scogli con i quali ci si scontra, tanto è vero che nonostante dati economici piuttosto positivi, noi continuiamo ad essere in fondo alle classifiche per quello che riguarda gli investimenti dall'estero nel nostro paese. Non siamo attrattivi. Perché? Perché appunto fare impresa da noi è veramente una roba da eroi in molti casi. A me spiace, poi chiaramente ognuno ha le sue opinioni ed è giusto che le difenda, però io credo che su questa vicenda delle concessioni balneari, di cui mi occupo ormai dal 2006 come esponente politico, ci sia tanto sentito dire, ci sia tanta manipolazione e ci sia forse anche un po' di criminalizzazione legata al fatto che è un tema molto complesso ed è molto facile dire i balneari sono dei privilegiati e quindi adesso vanno criminalizzati, devono pagare lo scotto di benefici avuti in precedenza. Invece la questione non è questa, e sono davvero sorpresa dal furore, dalla verve che viene messa nei confronti di queste 30.000 imprese, che sono imprese italiane di famiglia per lo più, che sembrano essere stranieri loro in patria. Perché girala come vuoi, c'è un movimento contro di loro che io non riesco a spiegarmi se non con superficialità oppure con una volontà specifica, quella di mettere però, le mani tra, sui diciamo, nostri tra chi, confini nazionali. Non so se il movimento, non credo che il movimento di superficialità sono, a cui si riferisce Bergamini... Sono in collegamento, quindi è un po' difficile. Finisco subito, sono molto veloce. Ricordiamoci sempre che noi stiamo parlando dei nostri confini nazionali, che sono preziosissimi, comunque li si voglia considerare, soprattutto in una nazione come la nostra, che è una penisola e che ha queste migliaia e migliaia di chilometri di coste. Quindi grande attenzione. Allora, il problema è che tra quelli che chiedono di intervenire sulla vicenda non c'è solo Bonelli e i suoi colleghi di partito, Massimo De Manzoni, ma c'è l'Europa, no? C'è la direttiva Bolkestein, c'è il Presidente della Repubblica che cita la vicenda in una lettera, ce lo ricordava Nicola Campagnani. Noi oggi ne stiamo parlando perché a breve dovrebbe intervenire alla Camera sul tema la ministra Daniela Santanchè, rispondendo esattamente come Piantedosi. È già accaduto.
Ciao. È già accaduto, vengo da lì. Oh. C'era una interrogazione rivolta proprio alla ministra Santanchè, non è venuta lei in aula, ma è stato il ministro dei rapporti col Parlamento a rispondere poco fa. Ok, e ci dice cosa ha detto? Cosa ha detto? Perché Sostanzialmente ha ribadito l'intenzione di considerare la tutela delle imprese balneari italiane una priorità assoluta del governo italiano. Oh, però questo che vuol dire, De Manzoni? Cioè, noi possiamo, diciamo, nel tutelare questa priorità, cioè nel perseguire questa priorità, possiamo rinviare ancora? Ma io so che mi sembra il 16 di gennaio ci sarà un incontro a Bruxelles su questo tema. E penso che il governo porterà il nuovo studio che ha fatto fare sulle coste, dal quale emergerebbe che il 30% delle coste sono in concessione e il 70% no, e che quindi non ci sarebbero i presupposti per applicare la Bolkestein. E quindi è tutto oggetto di trattativa. Io so che Mattarella è intervenuto in maniera un po' maldestra, a mio modo di vedere, perché fa riferimento a una sentenza del Consiglio di Stato che poi è stata disattesa dalla Cassazione. Ma non è vero. E si parla appunto di un collegamento tra il PNRR e le concessioni balneari, che nella realtà non esiste ed è stato anche smentito dal portavoce della Commissione UE. È una trattativa, come sempre succede con l'Europa. L'Europa impone determinate cose, vediamo se sono applicabili oppure no. Coglierei la coda del ragionamento dell'onorevole Bergamini. Attenzione, perché normalmente queste cose sono la porta spalancata a multinazionali che arrivano, che fanno offerte che non si possono rifiutare e che quindi conquistano Onorevole Bonelli, che cosa stiamo c'è parlando che non va... di imprese familiari in gran parte, non sono tutto Twiga. Io capisco che capisco l'onorevole Bonelli che fa politica dalla sua parte e che quindi usa il Twiga, che fa impressione, e non è che non esista un problema di concessioni evidentemente da rivedere, ma da qui a fare di tutta l'erba un fascio, pensare che tutte le imprese balneari... Ora, ascoltiamo dalla voce di Bonelli, appunto di espungendo dal nostro dibattito riferimenti ad personam come possono essere quelli sul Twiga. Noi abbiamo iniziato perché è stato Briatore a citare in questo caso Bonelli e viceversa, quindi espungiamo riferimenti personali e siamo al macrotema. Che cosa non la convince su questa mappatura a cui il governo sta lavorando? Giorgia Meloni ha detto ci stiamo lavorando da tempo e le cui conclusioni sono quelle che ha anticipato poco fa il direttore De Manzoni. Prego. Guardi, io ce l'ho lo studio, l'ho portato, è questo, è stato inviato all'Unione Europea, uno studio di diverse pagine, poi con una serie di foto. E alla pagina 6 di questo studio viene fatta un'operazione che già l'Unione Europea ha provveduto a contestare, ovvero quella di dire che la lunghezza delle coste del nostro paese è pari a 11.173 chilometri. Poi se si va a vedere il dato ufficiale dell'ISPRA sappiamo che è intorno agli 8.000 chilometri. La domanda è: ma perché si è allungata le coste di 3.000 chilometri? Perché si sono messi in questa mappatura ambiti che non possono essere dati in concessioni, per esempio fosci di fiumi, zone non balneabili, porti e tante altre questioni? Questo è un meccanismo per voler dimostrare che non c'è scarsità di risorse, per arrivare a fare cosa? Che le concessioni future potranno essere date con l'applicazione della Bolkestein, ma quelle future, non quelle attuali. Allora, vede, qui non c'è nessuna criminalizzazione da parte nostra, però non vogliamo assolutamente che le spiagge libere che sono rimaste nel nostro paese, le coste, i tratti di coste che sono rimasti libere, siano privatizzati per questa logica e questa politica per noi inaccettabili. Per noi è questo il punto. Secondo punto, i canoni devono essere riadeguati perché è inammissibile. Sono fedele al suo invito, però è inammissibile che nel nostro paese ci siano concessioni che pagano canoni così irrisori. E questo è l'altro punto. Dopodiché il centrodestra dovrebbe anche chiedere a Zaia la ragione per la quale Zaia invece le gare le sta per avviare, le sta per fare.
fare. Quindi c'è anche una visione diversa da questo punto di vista. Ripeto, non c'è nessuna volontà di criminalizzazione da parte nostra, ma non vogliamo nemmeno che lo Stato sia Babbo Natale e non vogliamo nemmeno che gli ultimi tratti liberi delle nostre coste siano privatizzati. Bergamini, su questa diciamo, accusa e ragionamento di Bonelli, voi siete pronti a mettere a bando le, da esperienze bagnante, poche spiagge libere italiane pur di non mettere tutte gli altri, già concesse? Non c'entra nulla le spiagge libere italiane, qui nessuno pensa di mettere all'asta spiagge libere italiane, qui si sta cercando di rispettare, io non ho interrotto, sono in collegamento, chiedo per favore di non essere interrotta, prego. Mio amato collega Bonelli. C'è o non c'è scarsità di risorse? Perché se si deve rispettare la legge bisogna rispettarla. Articolo 11 e articolo 12 della direttiva Bolkestein dicono che si mettono all'asta questi servizi, chiamiamoli, anche lì ci sarebbe da discutere, se c'è scarsità di risorse. Questo governo è stato il primo, stiamo qua in ballo dal 2009, siamo nel 2024, è stato il primo a prendersi la responsabilità di fare una mappatura. A me spiace che non vada bene a qualcuno la mappatura fatta da 9 ministeri che hanno lavorato per mesi. Ma la mappatura è stata fatta. Questa mappatura evidenzia, e non teniamo conto dei laghi e dei fiumi che non sono stati ancora aggiunti in questa mappatura, quindi il dato è ancora più ampio di non scarsità di risorse, evidenzia che la scarsità di risorse non c'è. Quindi la direttiva Bolkestein non si applica. Lo dice la direttiva Bolkestein stesso. Premesso e ricordo che lo stesso Fritz Bolkestein, estensore di quella direttiva, è venuto alla Camera dei Deputati in un luogo istituzionale a dire che le spiagge non rientrano nella direttiva Bolkestein, ma anche questo ve lo siete dimenticati tutti oppure si fa finta che non sia mai successo. Quindi, non essendoci scarsità, non c'è un tema, c'è soltanto il fatto di cercare di impedire, e io lo rivendico come esponente di un partito di centrodestra, che le nostre coste finiscano in mano a ad aste in cui sarebbe impossibile per le piccole imprese italiane concorrere con i grandi interessi di multinazionali. Quando si parla di liberalizzare di concorrenza bisogna sapere che cosa si intende, perché non sento nessuno che si lamenta del fatto che 6 multinazionali dell'informatica e del digitale nel mondo capitalizzino più di 5 dei maggiori 5 listini di borsa del mondo. Siamo liberali quando? Siamo liberali quando ci fa comodo. Senta Bergamini, ma nella mappatura delle spiagge sono inclusi, che cosa c'è? Sono inclusi ad esempio i porti, le scogliere, le aree industriali, certo le riserve naturali non balneabili? No, ma è ovvio qua. Che no. Dalla mappatura sono stati esclusi dei mani portuali, dei mani militari, zone protette, è evidente, no? Perché qui nessuno vuole prendere in giro nessun altro e nessuno può permettersi di prendere in giro nessun altro. È evidente che il dato è depurato. Demanio portuale, demanio militare, zone protette e tutto il resto. Non sono state incluse invece laghi e fiumi, che se si fa una mappatura vera, visto che ci sono concessioni anche su laghi e fiumi, andrebbe aggiunto. Quindi il dato è anche punitivo rispetto al risultato che è uscito. Si dimostra inequivocabilmente che scarsità di risorsa non c'è? No, non va bene. Bisogna fare finta. Una rapida replica all'onorevole Bonelli, poi dopo apriamo il collegamento e andiamo da Massimo De Manzoni. Procediamo con quest'ordine. Rapida replica di Bonelli. Io penso che la onorevole Bergamini può sostenere legittimamente le sue posizioni, ma il problema è, come dire, scritta manent, cioè il documento è evidente a tal punto che un editorialista importante come Gian Antonio Stella ha fatto un articolo contestando, tra l'altro, una cosa che è scritto qua, ovvero che hanno allungato le coste italiane di 3.000 chilometri. Di fronte a questo caso, non è di poco conto, perché francamente sta anche nella credibilità di un governo di fare giochetti di questo genere. Io voglio dire una cosa, quando si parla di multinazionali, ma attenzione, voi evocate le multinazionali per poi coprire dei privilegi, ripeto, noi non ho avuto ancora una risposta su 2 punti fondamentali. La prima, il fatto che i canoni sono così bassi e così ridicoli che sono un insulto anche... Ma non c'entra nulla con la Bolkestein. No, c'entra perché... Non c'entra nulla il canone con la Bolkestein. Però abbia pazienza, signora Bergamini, è vero che lei è collegata, però vedo che è abbastanza, intraprendente nell'intervenire mentre parlo. Detto questo, l'altra questione è che l'onorevole Bergamini stava in maggioranza con il governo Draghi, ok? Il governo Draghi aveva fatto un provvedimento che pur io non stando in maggioranza con il governo Draghi condividevo sulla questione dei balneari, ovvero di dire, esercitare una sorta di diritto di prelazione per chi ha gli stabilimenti, riconoscere gli investimenti che sono stati fatti, ma applicare la procedura delle gare.
La cosa che loro hanno sostenuto al Consiglio dei Ministri, oggi se la sono rimangiata, se la sono rimangiata, e io quella cosa la condivido, che è un elemento che potrebbe trovare come punto di rivedere. Basta con questa storia delle multinazionali, perché le multinazionali già in Italia sulle spiagge ci sono. Non vogliamo parlare di Briatore, non parliamo di Briatore, vogliamo parlare dei fondi catarioti, no? Vogliamo parlare dei fondi catarioti che si sono presi le spiagge in Costa Smeralda. Però vogliamo anche parlare, prendiamo da Nicola Campagnani, mi rivolgo a Massimo De Manzoni, del fatto che, come hanno ricordato entrambi i nostri ospiti politici, è un tema che va avanti da anni e anni e anni. Il governo Meloni è in carica da quando? Da pochissimo. È vero che Bonelli ha la forza di poter dire e rivendicare: non ho mai governato questo paese, non ero in Parlamento negli ultimi anni, però anche la parte politica, non di Bonelli, non Alleanza Verdi Sinistra, ma Partito Democratico e 5 Stelle, che contrastano legittimamente la linea del governo, dalle parti mie di Bergamini, che siamo toscani, si dice la responsabilità Mori Fanciulla. Otto governi si sono susseguiti. De Manzoni. Dal 2009 che siamo in ballo con questa cosa, però ripeto, a che ne dica l'onorevole Bonelli, il problema delle multinazionali, il rischio che appunto come hanno fatto in Sardegna o in parte della Sardegna questo avvenga in tutta Italia, è concreto, è reale. La soluzione trovata da Draghi non è una soluzione fattibile. Non è una soluzione perché? Fattibile, ve lo dirà adesso chi opera sul campo, perché mette in competizione persone che, imprese piccole, aziende familiari, che non sono in grado di fare quello che la concorrenza ha, strutture molto, a società molto più strutturate, che sono in grado invece di alzare il prezzo per poi rivalersi. De Manzoni, ovviamente, diciamo, se un assist perfetto. Andiamo da Nicola Campagnani. Così. Non dimentichiamo che questo comporterà automaticamente un aumento dei prezzi. Verifichiamo subito. Nicola Campagnani, con chi sei? Sì. Sono con Umberto Succi di Federbalneari e anche titolare dello stabilimento Bangalo, dove ci troviamo in questo momento, anche se ovviamente essendo gennaio è smantellato. E sì, il discorso è Quirinale, trattative Bruxelles, mappature, poi però ci sono delle aziende, delle imprese che con questi problemi si stanno misurando da anni e adesso arriviamo in un collo di bottiglia in cui le cose sembrano farsi difficili. I balneari qui ad Anzio hanno ricevuto, pensate, un documento in cui di fatto gli hanno detto che già sono abusivi da fine dicembre. Siete preoccupati per questa situazione? Noi siamo molto preoccupati, anche perché, come ho sentito dal dibattito in studio, c'è una carenza, c'è un vuoto amministrativo che parte dal 2006, questo è il dato di fatto vero oggettivo, cioè dal 2006 otto governi, come sottolineava il vice capo di Forza Italia, è dal 2006 che otto governi non si riesce a mettere mano ad una situazione che oggi è diventata devastante, perché siamo arrivati, penso, oltre misura. Quindi il dato che con la 118 abbiamo ancora un anno di concessioni, però poi ci fermiamo, poi siamo arrivati, quindi ormai le concessioni sono scadute e quindi bisogna intervenire in un modo diretto, a piedi pari, penso. Scusi, ma lei da quanto ha la licenza e quando le scade? La licenza è scaduta con la legge 118, è scaduta nel 2023, c'è un anno di proroga che poi... E da quando l'aveva? È una proroga relativa, perché è comunque... Noi ce l'abbiamo da circa 20 anni, però sono state prorogate, sono stati fatti dei bandi e dei bandi di gara e quindi sono state pubblicate, sono state nei vari rinnovi degli anni, sono state pubblicate, quindi c'è una differenziazione rispetto a questo. Ma il tema non è tanto la concorrenza, il decreto di concorrenza, noi siamo... credo in opinione positiva rispetto a questo. Il problema vero è come si fa il decreto concorrenza, con quale legge, con quale normativa, e soprattutto riteniamo che, spero che il governo, almeno con la dichiarazione della Presidente Meloni, in Europa possa riuscire a risolvere un problema che ci deve dare un'indicazione
un'indicazione piena, diretta, di cosa, di come dobbiamo fare, di come dobbiamo muoverci, perché è chiaro che gli investimenti, la tutela del territorio che sta a capo a tutti, non soltanto ai verdi, ma comunque la tutela del territorio, la tutela dell'ambiente e il servizio da dare ad un'Italia che lavora in questo settore in modo molto, molto deciso è importante per l'Italia. Io credo che insomma è importante. Senta, avere Succi, una normativa corretta e seria. Non per farmi i fatti suoi, ma perché diciamo è tema di dibattito, no? Quanto lo Stato guadagna dalle concessioni. Voi quanto pagate per la concessione che avete a Anzio? Che, diciamo... Ma guardi, noi... Sì, allora guardi, noi paghiamo una concessione intorno ai 10-12 mila euro l'anno, ma questa è una tariffa che è aumentata notevolmente dal 2019 e quindi sono tariffe concordate con il Comune che in base ai metri quadri è una tariffa che esce fuori credo da un regolamento dell'ufficio delle entrate. Adesso, quindi credo non so quale sia il metro di paragone, ma per quanti, ombrelloni per capirci, cioè, quanto è grande il suo stabilimento per cui paga 12.000 euro l'anno? Guardi, il nostro stabilimento è uno stabilimento piccolo, ecco perché. Il nostro stabilimento è uno stabilimento piccolo come qui da noi e credo in buona parte dell'Italia ci sono. Siamo piccole attività che cerchiamo di lavorare per quello che è la stagione estiva. Non possiamo paragonare decine di migliaia di piccole attività con quello che sono alcuni multinazionali che interverranno su altri tipi di strutture. Il tema multinazionali l'abbiamo sviscerato, quantomeno ci abbiamo provato. Stiamo alla prima parte del benissimo. Ragionamento dell'ospite di Nicola Campagnani. Aspetti che la facciamo rispondere da Bergamini e da Bonelli. Partiamo dall'onorevole Bergamini, cosa intendete fare a livello strutturale per questo tipo di concessioni? Che tipo di armi, dal punto di vista ovviamente politico, potete giocarvi nei confronti dell'Europa? E poi il tema delle risorse che ha impiattato Luca. Cartello 3, giro d'affari dei balneari. Nel 2020, dati Corte dei Conti e Nomisma, nel 2020 lo Stato ha incassato 92 milioni e mezzo da 12.000 rotte concessioni, media 7.603 euro a canone, stima fatturato media per stabilimento sono 260.000 euro. Prego Bergamini. Ma questi dati naturalmente sono dati, definire parziali è generoso, perché se io faccio vedere il fatturato ma non tolgo dal fatturato le spese che devono assumersi le imprese balneari, faccio un ragionamento fazioso. O comunque sbagliato. Corte dei Conti faziosa, Nomisma faziosa. IMU. Ma no, ma è una questione aritmetica. Se io il fatturato lo considero lordo, non considero l'IMU che i balneari devono comunque pagare, l'addizionale regionale che devono comunque pagare, l'addizionale comunale, il personale e tutte le spese di investimento che fanno, chiaramente non è più corretto quel dato. Quindi bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di non considerare il fatturato lordo, ma considerare le imprese per quello che sono. E quindi già questi numeri non stanno in piedi. Quello che io credo sia stato un fattore veramente disabilitante è il fatto che si sia rappresentata una realtà per cui l'imprenditore balneare paga i 12.000 del signore o più o meno del canone e non ha più altre spese. Il resto è tutto se lo mette in tasca. È ridicolo, è evidente che è ridicolo. Quindi ritorno a dire, se non si informa correttamente, si fa un'informazione a tesi e finisce che anche se si dice di non farlo, alla fine si criminalizzano queste imprese. Invece il centrodestra non le vuole criminalizzare, le vuole tutelare e difendere, considerando, e lo avete giustamente detto, che rappresentano una peculiarità positiva del nostro comparto. Bonelli, non c'è un problema di tariffe. I dati sono in crescita. No, finisco, scusi. I canoni non decidono i balneari quanto devono essere, eh? Lo Stato li fa pagare ai balneari, i balneari li pagano. No, è proprio quello il punto, Bergamini, è proprio quello il punto su cui vorrei sentire anche Bonelli. C'è un problema di tariffe o no? Un attimo, Bergamini, per favore. C'è un problema di tariffe, intendi canoni, immagino, no? Sì. C'è un problema di canoni. Io sto parlando da questo sin dall'inizio, ma evidentemente qualcuno non ci vuole sentire da questo punto di vista. Pagare uno stabilimento balneare, adesso non voglio parlare del signore di Anzio, ma in qualunque zona d'Italia che paghi praticamente l'affitto di casa di un dipendente pubblico, di un pensionato, francamente è un qualcosa che non sta bene. Penso che chi
chi ha una funzione pubblica dovrebbe avere un atteggiamento rigoroso sui conti pubblici del nostro paese. Quindi la questione, ripeto, non è criminalizzare i balneari, devono fare impresa, la facciano, devono essere aiutati nelle loro procedure, non c'è dubbio, noi siamo disponibili, ma un bene dello Stato deve essere pagato per il giusto. Ha ragione la Bergamini, non sono i balneari a fare le tariffe, è una legge dello Stato. Noi quello che chiediamo è che siano riadeguati questi canoni, punto principale. Dopodiché la questione, mi si diceva prima che non è possibile applicare quello che diceva, che aveva proposto Draghi, però Forza Italia l'aveva votato, ecco. Detto questo, io penso che sia invece la soluzione recuperare la proposta che Draghi aveva fatto, quello di dire che chi ha titolare di una concessione ha una sorta di diritto di prelazione, conteggiare anche gli investimenti che sono fatti, si facciano le gare, quindi a quel punto hai una facilità di partenza, sei, diciamo, hai uno smart in più, ma i canoni vanno riadeguati. Ma in questa storia, e concludo, e ancora non si dà una risposta, che per sostenere questa operazione si vuole, il governo l'ha scritto qua, non me lo sto inventando, sta nella cosa che è stata inviata all'Unione Europea, si propone di mandare in concessione con la Bolkestein le ultime spiagge libere del nostro paese. Secondo Bergamini non è così, e su questo non vi metterete d'accordo. Ma non è che non è così, sta scritto qua, abbiate pazienza. Aspetti, voglio chiedere prima una cosa a De Manzoni. Lei ha ancora tempo, Bonelli, di restare un po' con noi? Ha quasi finito. Oppure deve andare in aula? Intanto la salutiamo e la ringraziamo per essere stati con noi. Gli altri ospiti restano ancora un attimo, perché prima di chiedo all'imprenditore ospite di Nicola di preparare una domanda per l'onorevole Bergamini rispetto alle richieste che i balneari hanno nei confronti della maggioranza e del governo, chiedo a Massimo De Manzoni quanto questa vicenda dei balneari è anche un tema di campagna elettorale in vista delle europee, perché parliamo comunque di un bacino elettorale importante, europee e regionali. Sono 300.000 persone, io penso che gravitano. No, io non credo che siano decisive, diluite in tutta Italia, per cui non penso nei vari collegi. Non credo che siano decisive, dopodiché è legittimo anche fare gli interessi del proprio bacino elettorale, se questo è, e probabilmente questo è, ma non è, penso, una cosa decisiva. Penso che sia più decisivo quello che si stava dicendo prima. Io non dimentico che c'è stato un governo a guida centrosinistra che si chiama, il cui premier era Gentiloni, che 4-4 stava vendendo un pezzo di mare, anzi regalando, per essere molto più precisi, un pezzo di mare pescoso ai francesi tra la Liguria e la Sardegna, ed è stato bloccato dal Parlamento, che non ha rettificato quell'accordo che lui aveva già fatto. Queste situazioni sono delicate, stiamo parlando di beni demaniali e di situazioni molto molto delicate, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della sovranità italiana. Ma anche dal punto di vista di una tenuta sociale. Questo, no? Questo non toglie che ci siano delle concessioni che sono molto, molto basse, ma va valutato caso per caso. E se vogliamo parlare di concessioni, io parlerei prima ancora di quelle dei balneari, quelle delle acque minerali, che allora lì quella però è un'altra puntata, considerati invitato, ma è un'altra puntata. Adesso stai andando off topic. Domanda in chiusura rapida, 30 secondi di domanda, 30 secondi di risposta all'ospite di Nicola Campagnani per l'onorevole Bergamini. Ma la domanda a Bergamini è relativa, perché conosce molto bene questo tipo di settore. La domanda è che noi, più che una domanda, è una precisazione rispetto al tema veramente specifico sulla possibilità di poter trattare con l'Europa e chiudere questa partita con una legge, una normativa che ci consenta di stare, non dico tranquilli, ma di andare anche a libera concorrenza, ma l'importante è con dei dati certi e dei dati che ci permettano di investire e di mantenere il territorio nella sana giusta. 30 secondi Bergamini. Direi che più che una domanda è un invito. Sì, diciamo. Un invito, una sollecitazione. No, ma è un invito che è già accettato, perché siamo ben consapevoli come centrodestra che occorre dare certezza giuridica a queste imprese, altrimenti come fanno a investire, a scommettere sul futuro e a continuare a generare economia. È evidente che se dopo tanti anni stiamo ancora dibattendo sull'applicabilità della Bolkestein, e questo non accade solo in Italia, per esempio sta accadendo anche in Spagna, è perché quella direttiva probabilmente è una direttiva che non era stata scritta interpretando nel modo giusto cosa si intende per liberalizzazione, soprattutto
oggi, 15 anni dopo. Quindi ritengo che la via del dialogo che questo governo sta portando avanti con la Commissione europea, che ha a mio parere un suo pregiudizio che va sfatato, sia una linea corretta. Noi ci presentiamo con dei dati oggettivi, poi si vorrà cercare anche di, diciamo, di delegittimarli, ma sono dati oggettivi e vanno rispettati. Che pensa possano, diciamo, convincere gli interlocutori europei? Così di poter grazie a Deborah Bergamini, grazie a Massimo De Manzoni, grazie all'ospite di Nicola Campagnani. Noi andiamo in pubblicità, poi torniamo per raccontarvi una storia, diciamo, importante da conoscere, la storia di Ilaria Salis.